Siamo? Siamo live? Siamo vivi? Siamo live, siamo vivi live. E siamo Fumble, Fumble GDR. Fumble. Il primo podcast di giochi di ruolo. Il primo podcast di giochi di ruolo di podcast. E se guardate sul vostro tavolo c'è una girandola che continua a girare in questo momento. Il primo podcast di giochi di ruolo in Italia. Siamo ormai una grossa famiglia di cui fanno parte 5 podcast. Oh yeah. 5. 5. Questa settimana pubblicheremo Epoca. E quelli sono gli altri 4. Fumble, SideQuest, Com'è quel gioco e Continui. Ah, giusto. In più Fumble fa parte di QWERTY, dove ci sono ancora più podcast e potreste arrivare al migliaio di ore da ascoltare consecutive. Beati voi. Tipo, io le ho già ascoltate. La prima ora? La seconda? Cosa c'è? Sì. No, che stai dicendo? Salvateci, salvateci. Sì, sono migliaia di ore perché sono centinaia di puntate di podcast da 2 ore. Vabbè, no, alcune da 8 minuti. Io mi sono fermato a Fumble, poi ho ricominciato Fumble, poi ho ricominciato Fumble. Ma c'è invece chi ascolta anche Com'è quel gioco, di cui è uscita oggi una puntata. Siamo morti. You died. Esatto. E andate a ascoltare anche quello, andate a ascoltare Ricciotto, che è il podcast di cinema, in cui presto parleranno di Guerre Stellari senza di me. Quindi non lo ascolterò. No, in realtà non so quanto presto parleranno di Guerre Stellari, però ne parleranno sicuramente. Spero. Andate a vederlo prima se vi preoccupate per gli spoiler. Se vi preoccupate per gli spoiler, però vi posso dire non preoccupatevi per gli spoiler, perché non c'è molto da spoilerare. Detto questo, Fumble è un podcast che si basa sulla nostra capacità di giocare, ma anche sul vostro supporto. Per cui potete fare delle cose per sostenerci, tra cui andare sul sito di Fumble o di QWERTY.it, diventare soci se non lo siete già, e fare una donazione. Oppure adesso c'è anche la wishlist di Fumble. Addirittura. Per cui su FumbleGDR.it potete comprarci le cose da Amazon, così. Ma è la letterina Babbo Natale. Esatto, è la letterina di Babbo Natale. Ci sono cose più o meno utili, nel senso che alcuni sono dei giochi, altri sono degli pezzi di equipaggiamento per il computer. Quindi Babbo Natale esiste, che ha bisogno del loot anche il computer delle volte. Che grado di sfida ha Babbo Natale? Lo scopriremo nella prossima puntata di Fumble, cioè nello speciale di Natale, Natale, in cui giocheremo all'alba di Cthulhu, ma sarà l'alba di Natale e dovrete scoprire che cosa è successo a Babbo Natale dopo che Cthulhu si è risvegliato. Perfetto. Ok, io temo. Quindi esiste. Quindi esiste. Però noi non sappiamo che grado di sfida ha, perché non è grado di sfida. No. Però sarà un 15-16. Ma se vai a vedere una cosa che potrebbe assomigliarci... Può fermare il tempo. Però se solo vai a per vedere... fare alcune cose, chiaro, però. Esatto, sì, sarà intorno al, tra il 15 e il 20. Per forza, sì. Almeno. Non più basso. Oppure più basso con un botto di oggetti magici. Ma è più probabile che se guardi The Santa Claus, un brutto film degli anni 90, sia una maledizione che viene passata di persona in persona. Ah, giusto, è vero, mitico, la Santa Clausola, è vero. Ah, sì? Sì. Santa Bello, Claus. Non l'ho visto. È un film di Natale con Tim Allen, come ce ne sono a migliaia, ma in questo esatto. Babbo Natale è una maledizione. Stupendo! Devo mettere in una campagna. Andate anche su iTunes a lasciare delle votazioni e delle recensioni, votazioni a 5 punti fortuna o a 5, no, 5 stelle, stelle del caos. Quando fa oh 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 la maledizione è più forte, perché prende in parte controllo del corpo. Bellissimo. Sta parlando da Enrico Roberto. Sta parlando, non c'è più, la linea si è ormai sfumata completamente okay. Da un personaggio all'altro. Va bene, perfetto. E sono la stessa persona purtroppo per noi. Stiamo giocando ancora a Warhammer Fantasy. Questa sarà appunto l'ultima puntata di Warhammer Fantasy dell'anno. Poi ricominceremo con l'anno nuovo dopo un paio di speciali. Sì, però non ricominciamo fino almeno al 2018. No, assolutamente. Aspettiamo fino a quell'anno. E l'ultima puntata di Warhammer Fantasy si è chiusa con il nostro gruppo di giovani minchioni davanti al giardino di Mor di Schmatzplatz, a qualche chilometro fuori da Schmatzplatz in realtà. Io voglio leggere tutti i nomi sulle tombe, te lo dico, ti sei preparato? Ho un generatore okay. Di nomi e non ho paura di nomi però inerenti al luogo. Schmatzplatz. Certo, guarda. Okay. Metti il tedesco. Metto Don John. Cosa sono nomi tedeschi? Ci sono i generatori di nomi di Warhammer proprio. Ah. Volendolo nel telefono, se proprio vuoi, non c'è neanche bisogno di andare su Dungeon. Ma è più comodo da qua. Warhammer quanto Fantasy. È bello Dungeon. Mamma mia, c'è di quelle cose. Anche se hanno scoperto un altro che fa il generatore del
dei vizi dei PNG, che è bellissimo, ti fa. Poi domani magari lo condivido. Se no c'è Fantasy Name Generator, dove trovate okay. tu. Ah, quello che c'ha anche... Questo sito l'ho visto, questo qua è un sito Fantasy Name Generator dove puoi trovare tipo il nome di una fata in cosplay di My Little Pony su Ravenloft. E c'è. Sì, e c'è un generatore comunque, di quei scusate, nomi. Ma i nomi proposti già mi danno un brivido, devo dire la verità. Gismondo Kraulitz. Gismondo Kraulitz, questo qui è morto male. C'è il nome di uno che è morto male. Gerolf. Dankrad Stanger. Comunque dicevamo che eravate rimasti fuori dal giardino di Mor, esatto. Anche perché Fradici insieme all'elfa stava piovendo. L'elfa Eladrel, che era l'assistente di un mago elfo che se cercava... diciamolo, se la mena una cifra, esatto, che cerca. Scusate, però di mettere rimedio ai casini provocati dai maghi umani. Esattamente, un po' come tutti gli elfi che cercano di mettere pezze qua e là dove possono. Cioè hanno insegnato agli umani la magia e mo vengono a dire: oh, abbiamo insegnato agli umani la magia. Certo, l'avete fatto, ma noi lo facciamo. È stata meglio. Una costrizione determinata dal fatto che bisognava avere l'aiuto anche degli umani per rimediare ai casini del caos. Ma allora poi non ti lamentare. Comunque sta di fatto che... Se addestri dei cani da guerra, non puoi lamentarti che poi abbaia. Cani da guerra, un chihuahua da riporto al massimo. Ecco. Senti, puoi tornare un attimo 5 minuti a Smashplatz? Smashplatz. Così te smazzola loro. Quindi, eravamo rimasti che stavamo parlando con Eladrel. Stavate parlando con Eladrel, che vi aveva detto che dentro al giardino c'era uno dei pezzi della pietra. Mm-mm. E che lei spera che non finisca nelle mani sbagliate o che non finisca nelle mani di qualcuno che non è in grado di compiere il rituale che va continuando a alludere a... Che voi siete dei cani nostro... e... No, al tizio, sì, qui gli umani sono dei cani, quindi il vostro amico in particolare Schulman. Ma lei lo sottovaluta, perché Mastro Schulman in realtà è potentissimo. E quindi era finita di nuovo, aperto la porta e era entrato, no? Stavate aprendo il cancello. E in quel la pioggia cigola. Si fa ancora più forte, ovviamente cigola il cancello. Avevate sentito dei rumori da dentro, ma non vi sembrava che fossero rumori di non morti che camminavano. Io preparo il simbolo di Mor davanti a me e cerco non morti, Chi è che di voi ha la pietruzza piccolina? Ce l'ho io in fronte. Ok. Ed è in prima linea. Era esattamente quello che volevo sapere. Fai un check di resilience a difficoltà 3. Devi ridarmi la pietra però. Perché c'è la pietra che attira fulmine. Esatto, no? Esatto. E noi avevamo detto... Sì, ma mai a me non mi aveva fatto niente. Sei volta, il nostro forse. Parafulmine. No, che poi il giorno della tempesta è proprio l'ideale, no? C'è una pietra, esatto, che attira i fulmini e il giorno perché della tempesta... Perché Dio! E questo è l'altro pezzo mi di mappa che avevate. Mi ha scelto! Tanto allora. Vale uno vale l'altro. No. Cos'è un check di? Uno non vale l'altro. Un check di? Un check di resilience. Ah, veramente? Sì. Ottimo. La difficoltà 3. Aspetta, fammi vedere tutti. Sì, no, era quello lì. Userò un bianco del gruppo. Eccolo. Perché? Poi se non accade questo, lo togliamo. Mm-hmm. Ma è se cade veramente un fulmine che tipo mi spara indietro, loro sono pronti a prendermi come un buon gruppo che si vuole bene. No. Come un buon gruppo che ti vuole bene. Al massimo mi prenderà solo Cutalion. La difficoltà. Mettere pezze. Difficoltà 3. Perché hai fatto prima 4 e poi 3? Perché era la quarta volta che te lo dicevo, stavo per dirti 4. Ripicca. Resilience non posso fare assolutamente una mazza. Ottimo. Userò la costituzione di un criceto. Un punto fortuna mio. Per i nostri ascoltatori questo potrebbe essere come la cometa di Manto. Sì, però io non ho avuto la possibilità di dire lo schivo. Ok, no, questo no, è vero. No, gli sta andando direttamente in faccia. Ullala. Sì. Quattro fallimenti. Sì, mancava solo la stella del caos e poi era la cometa di Manto. Non ci sono svantaggi però. A proposito di stelle del caos... Il nano col martello chiede che la prossima volta che Alarico ha un sogno, parli con il martello di Pintus e nel caso faccia una stella del caos, gli parto una martellata. Non so per quale motivo. No, ti anche perché male. Quando faccio la stella del caos sul sogno impazzisco, che è più divertente secondo me.
Comunque, dicevamo... Pepin, tu sei l'unico che mi vuole bene. A modo suo, sì. Perché ti faccio guadagnare soldi, non costo niente, pulisco la locanda. Voi ti create problemi. Comunque. Voi. Tu compreso. Io? No, io no. Quindi... quanti fallimenti hai fatto in tutto alla fine? Quattro. Solo quattro. Ok. Ti becchi quattro ferite. Minchia. Cosa succede? Quanto hai di robustezza tu? Due. Due. Quindi ti prendi due ferite alla fin fine, che però sono da qualche parte nella scatola. No, aspetta, posso... però, non conta, scusa, il soak? Sì. Quindi due ferite. Punto. Il tuo soak è pari alla tua... No, solo di mio. Di base. La veste, l'armatura rinforzata. Cioè la... ti dà due soak? C'ho due di soak io. Più due di toughness, 4. Ma devi già segnarti la toughness nel soak, perché fa tutto parte dello stesso punteggio. Ah, ok. Se no poi ci confondiamo. Quindi 4. Ok, allora ferite non ne prendi, ma sei confuso praticamente. Ma mi colpisce un fulmine? Sì, non proprio mi dritto sbalza in testa. O solo mi confonde? No, dato che effettivamente non ti ha fatto danni, sei rimasto fermo sul posto, hai i capelli ritti in testa e la tua veste sta fumando un pochino. Però non sei stato buttato a terra. Dammi le due ferite, perché se mi ha preso in fronte non c'ha senso che la veste con due di socca assorba qualcosa. In teoria sì, perché ti ha fatto da... La gabbia di pare, esatto. Ha corrotto la corrente fuori. Sì. No. Comunque... un esperto. Aggiungi un viola a tutti i tuoi tiri mentali. Minchia. Perché già non lo faceva. Di più. È ottimo entrare con l'unico anti non morto completamente rincoglionito dentro il... Sì, un viola, un viola con quel plotone di dadi che tira. Esatto. E la Dread ti corre di fianco ad assicurarsi che tu sia ancora vivo. Posso? Io invece guardo la scena. Forse non è il caso di tenere quella pietra così in bella vista. Eh? Enrico, posso suggerire di rimuoverla? Sembra... No, ti faccio per prendere la pietra. Ok, gliela tolgo velocemente e la butto. Tu hai un arco? No, no, non buttarla. Io sono un marinaio, non un arciere. No, manda, magari avevi un arco. Sì, Mor, sono benedetto. Forse e vado avanti. Che sì, si vuol dire che sto tornando quasi indietro. Ok, ok, va bene. Però lo possiamo procurare un arco. Qui dobbiamo andare. Ladrella, hai un arco? Un mago ha bisogno di un arco. Lei non l'ha neanche chiesto. Lo faccio io le domande imbarazzanti. Tanto prima o poi il mio fascino ti conquisterà, donzella. Sì. Questo è il classico. È il 2 di picche non esplicito. L'importante è che lui sia convinto. Cosa sono questi? Quelle sono condizioni. Condizioni. E Eladrel si rigira e vi dice: comunque dobbiamo entrare qua dentro. Ora non so se quella pietra sia il caso di chiuderla da qualche parte. No, prendo la metto in tasca. Ma i fulmini cadono per la presenza dell'altra pietra o perché questa pietra fa cadere i fulmini? Forse perché c'è una tempesta che diciamo è sempre che peggiore. Al di là della tempesta, ho capito che diciamo non è... Diciamo che la pietra è stata distrutta da un fulmine, probabilmente... La sua energia è ancora legata al fulmine, quindi è probabile che li attiri. Metti in tasca. Se non ci fosse la tempesta, probabilmente non sarebbe un problema così grande. Sì, quella pietra attira i fulmini. Proprio in tasca. Compagno Barin, non sai tu che studi un modo per isolarla? Ci sto pensando. Cioè, ci sto pensando, sto guardando che cos'ho per fare una specie di parafulmine. Ma tu l'arco volevi usarlo per tirare, quindi non per... Ok. Non so per cos'altro. No, no, credevo che la richiesta fosse inerente alla pietra. È inerente alla pietra. Inizia a toccarci il guitarra. Te la butto... Piccole luci, compagno Gutalli, piccole luci. Oh, si spostano. Io...
La pistola. Scusi, Eladrel, ma come spiega il fenomeno? Beh, credo che il suo cervello in questo momento stia cercando di liberarsi dell'energia in eccesso. Anche Eladrel ha delle piccole luci. Aia, l'occhio. Ok. Io ho la pistola, il pugnale, corda. Posso creare una specie di lancia? Se la mettiamo tutta intorno alla corda. No, la mia pistola non attira più il fulmine in teoria. No, volevo proprio lanciarla con la pistola. Ma non voglio dentro. Lanciare la pietra via. Io sì. Compagno pari, no. No, non è che la lancio, la usiamo attaccata. Vuole sparare per fulminare quelli che arrivano, cioè no. E fare da parafulmine perché tanto pigliano la pietra. Secondo me Robè è un'idea geniale. Non penso che convenga fare una cosa del genere. Potrebbe ma io non parlo, ma io non sto parlando con Pario. Io parlo con Cutalio e con la mano. Io non ti do la pietra. Ma poi te la rendo. Ma no, io dico Pario, questa pietra è importante. Ha dimostrato di avere una certa resistenza, quindi potremmo usare lui. Non possiamo isolarla in qualche modo? No, è che Mor vuole vedere quanto sei veloce a correre nel suo giardino. Io lancio la pietra con i miei meccanismi e tu la devi rincorrere. Mi sembra un'idea completamente stupida, compagno Barion. Io credo che se andiamo avanti così, Eladrel a un certo punto se ne andrà. Posso fare una prova di intelligenza per sapere se parlato, quello che però... ho o quello che vedo intorno o quello che so che possa avere Barin ci sia un modo per isolarla della gomma qualcosa? Allora, sì, no, è una prova di intelletto. Yes, lo so, education. Sì, ci sta education. Ricordati che ha un viola in più, perché sei scosso. Giusto, sì. Però... userò niente perché non sei abituato a avere così tanta corrente nei neuroni. Quant'è quindi, hai detto difficoltà 2 viola, più un viola di quello basta, più basta. C'ho un bianco per l'intelligenza e direi basta così. In questo momento sono più Lothar che Alarico. Si chiamava Lothar? Sì, sì. Una stella del caos, purtroppo, però, oh, però dei successi. Tre successi. Tre successi. Scusa. Una stella del caos. Allora, ti rendi conto che... se te lo metti in bocca. No, addosso Barin, oltre a quello che ti ha... che vedi, non ha molto altro. Comunque di... lo uso come un fallimento. Ok, non ha molto più di quello che ti ha detto lui tra coltello, pistola e corda addosso. Quant'altra roba hai? Quella roba lì. Tipo uno stivale mio? Uno stivale potrebbe probabilmente funzionare abbastanza. Tu no, però loro sì. Bisogna vedere se qualcuno è disposto a camminare nella pioggia a piedi scalzi. Forse il pirata è abituato a camminare in nave... con nel mio kit da esorcista. Perché gli stivali dovrebbero isolare dal fulmine? Non lo so. Modificati dal mio personaggio, che è più intelligente di me. Ah, che ne sa di più sicuramente. Kit da esorcista? Ci può essere qualcosa dentro il mio utile? Ma in realtà probabilmente kit da esorcista, in realtà probabilmente la cosa più utile che puoi fare è cercare di chiuderla dentro una di quelle scatolette che vengono date dove mettere le reliquie. Dato che sono quella dove ho le punte delle dita della mano della gloria, esatto, da sparare come proiettili. Dato che sono costruite apposta per impedire alle energie magiche di disperdersi. Ok, allora la tolgo dall'accetto, da quell'altro accetto che avevo fatto io, e la metto dentro da parte. quella è la soluzione migliore. Sì, vabbè, applico quello. Va bene, però rimane il problema dei fulmini. Il problema dei fulmini rimane, però in teoria se la pietra è veramente abbastanza isolata, o perlomeno per quanto lo possa essere una pietra, tu sai che se è una pietra normale, probabilmente mettendola dentro qualcosa di isolante dovrebbe isolarla. Ma essendo una pietra che attira i fulmini attraverso la magia, non sei sicuro al 100%. Che questa basti cosa funziona l'esorcista, Ci sarà da divertirsi quando ne avremo due. No, ma questa è la pietrina, il fulcro su cui il fulmine ha colpito e ha spaccato un 4. Però Shulman usava l'altra pietra per scatenare le trappole fulminanti del suo. Giusto, è vero. Beh, quindi... magari il suo sotterraneo è in qualche modo protetto.
Tanto le dobbiamo dare al... Guardo verso l'elfa. Magari vedremo dove, cosa farci con le pietre. Sì, sì, io sono solo preoccupato di arrivare vivo a dove fare qualcosa con le pietre prima di essere fulminato, perché se mi arriva quello che è arrivato in testa a te, io non credo di superare la notte. Comunque, quei rumori che avete sentito prima all'interno del giardino adesso non li sentite più, e anzi è tutto molto pacifico nonostante la tempesta. Per cui sì, il vento sta scuotendo gli alberi e la pioggia cade incessantemente, però è tutto molto molto fermo. Una delle voci di Mor dice: ci credo che ha tirato i fulmini con tutto quel metallo. Giustamente. Bene, proseguiamo all'avventura. Sì. Per Mor, vediamo, e vado avanti. Vediamo che succede a sto punto. Ipip urra, io dico con una voce strozzata. Allora, avanzando all'interno... Avevo un nero e un bianco in più. Così, a caso. No, per la pietra. Ok, giusto. Si attiva, mi brucia. Come vi dicevo, il cimitero dentro è molto tranquillo e molto molto fermo. E fatemi un tiro di osservare quando siete dentro. Ok. Su che? Ma è al chiuso qua dove siamo adesso, no? No, no, è un giardino. È un cimitero. Observation. Che inizia su, non ci sono case o... No, è stato spostato fuori dalla città, ve l'aveva detto anche Schulman. Quindi è proprio tipo quei cimiteri americani sulla collina dove ci sono solo... Era stato spostato fuori dalla città perché centinaia di anni prima c'era stato un problema con i non morti, l'hanno spostato fuori per limitare eventuali problemi. La difficoltà è 2. Quindi non c'è non ci vive nessuno, non c'è un becchino, delle guardie... No, non ci vivono nemmeno i preti di Mor, che stanno dentro la città e vengono qua quando c'è necessità. Yes. Tutti i giorni, tanto al mattino, vengono a sistemare e curare il giardino, però poi tornano in città la sera. Buonissimo tiro. Io no, tre perché sto guardando il cielo, non tiro, sto guardando il cielo preoccupato dai fulmini un attimo. Non è orribile. Stella e cometa via. Tre successi e uno svantaggio io. Ok, quando sentite il cancello sbattere dietro di voi, vi guardate un attimo intorno, vedete che il cancello si è chiuso per il vento, non è stato chiuso da qualcuno e sta continuando a sbatacchiare. No, è Barin che sta uscendo, perché siete puzzati guai, quelli erano i miei due vantaggi. È già andato alla chetichella proprio. È rimasta solo l'aura di Barin. Notate che c'è il tempio di Mora verso il centro proprio del giardino. E vicino a voi vedete che ci sono alcune delle tombe più vecchie del cimitero, dalle date che sono incise, perché risalgono appunto almeno 600 anni fa. Insega. Cioè quando il cimitero è stato spostato fuori dalla città per essere messo qua. Vedete anche che verso il centro del giardino, che non è enorme... come cimitero, e facendo un po' di passi già lo trovate, vedete la statua uguale a quella che c'è al centro della città, con sotto un'incisione che spiega chi è il personaggio raffigurato, che è Stichelm, appunto eroe di Schmatzplatz. Notate, dato che avete fatto un sacco di successi, che la statua di Stichelm ha dei segni di graffi sulla pietra. E sentite continuamente stank del cancello che sta sbattendo per il vento. Sembra che stia per fulminare di nuovo? Chi lo sa? Ci sono fulmini in cielo. La tempesta sta solo aumentando. È un proprio casino. Cosa ne pensi di quei graffi? E la Drell, nessuna persona si mette a graffiare le statue. Vabbè, se c'era una, eravamo intelligenza. Aspetta, un cane! E ancora un PNG di Claudio. Che cazzo! Vedi? Ho ancora lanciato i bianchi. Vedi? È un PNG di Claudio. Però è un giallo, è da ritirare. Vedi? Ho capito, ha fatto zero. Esattamente zero. Non sono naturali, questo è poco ma sicuro. No, ho fatto uno, scusa. Sono 5 successi e 4 fallimenti, quindi un successo ho fatto. Sicuramente non sono
naturali e dato il posto ho paura che qualcuno sia già arrivato qua prima di noi. Mi avvicino ai graffi. Sono graffi non troppo profondi. Mi avvicino, faccio sui graffi e provo a vedere se la mia santità mi dice qualcosa riguardo a o quale creatura o se c'è qualche presenza qui di qualcosa di iniquo che deve attraversare i cancelli di Mor. Ok. Mamma, pare che sono santo. Pare che sono santo. Hai detto l'altra volta che eri vestito come padre Maron. L'uomo a cui appioppare una santità addosso. La difficoltà in questo caso è 3. Le manate di dado. Sono santo. Attenzione. Minchia, brutta. Sei fallimenti. Via. Me voglio. Via. Via. Un successo e 27 vantaggi. Un successo e 4 vantaggi. Allora, la manata di dadi. Ha capito. Come 3 di fallimento. 3. Sei fallimento. 3 viola. E ho fatto un sei successo fallimento. Comunque. Vabbè, cioè, hai canterato il massimo che sì. Possono fare sti dadi. Cioè. Allora, ti noti innanzitutto dall'odore Chanel. No, che effettivamente puzza un po' di marcio. Fave. Tutti quei vantaggi ti permettono di notare altre cose che non sono direttamente correlate, che sono uno, il terreno lungo il sentiero che state percorrendo adesso è smosso, come se qualcosa l'avesse tolto e poi rimesso. La presenza è qualcosa di normale o qualcosa di che mi fa no, qualcosa di no buono. No buono. Guardo, vedete, e... mi abbasso e inizio a annusare le cose per terra che non avevate visto. E ti accorgi anche di un'altra cosa. I graffi che sono stati fatti su questa statua, vedi che sono stati fatti solo da un lato, come se qualcosa stesse cercando di spostare la statua, ed effettivamente ti sembra che sia un pochino girata rispetto a compagno il cutaglio. Segno. Mi avvicino lì dove c'è il segno e faccio annusando sotto. E noi vediamo sto cane da tartufo. Te la dico. Qui è spostata. L'ho visto. Probabilmente la pietra si trova sotto la statua e chi ha cercato di spostarla... O magari c'è un passaggio che porta a delle catacombe. Sì, intendevo esattamente questo. Sì, forse hanno fatto leva con qualcosa e hanno graffiato la statua. Spingiamo. A giudicare dal suo comportamento penserei più a un c'è essere... qualcosa di brutto. C'è qualcosa di brutto, compagno. Brutto Italia. Quanto? Brutto come Pintus? Io sono la chiave come... dei cancelli di Mor. Sì? Oggi le porte si spalancheranno. Ecco, che io senso? In questo momento vorrei salpare per un mare lontano. Concordo, guarda, la note l'acqua, ma forse non la ci sono fiumi qui in zona, compagno Vario. Solo tre. Lacrime. Infatti. Oh, ce ne vorranno troppe. E i non morti di solito versano lacrime. No, non morti? Quali non morti? Tu dici che qua non morti? Forse sì. Bene. Cazzo, è perfetto. Alla fine di questa cosa mi aspetto una montagna. Gli do due soldi. Pacche sulle spalle e faccio. Di cosa avete paura? Ci sono io. No? Il cancello sì. Non sta più sbattendo. Io inizio a spingere. Inizio a spingere la statua. È arrivato un SMS un te sì. Morto. Io inizio a spingere la statua. Da Mor. Da Mor. Perché su quello vorrei prenderti caso. Marco, oh, mi ha mandato un messaggio Marco, ho scritto sono bloccato nel traffico ma arrivo. No, è la fine. Ecco perché ci sono gli altri. No. Tutta questa di bruttezza mi rende abbastanza inquieto. Mi giro velocemente verso il cancello, Claudio, e cerco di guardare attraverso il buio, essendo un po' elfo e notturnamente. Allora, avresti accumulato ormai 4 neri tra la notte e la pioggia. Tu sei elfo, quindi meno sono i due della pioggia. Ok. Quindi sempre osservazione? Sempre osservare, esatto. Ok, quindi allora 4. Però a sto punto li uso verdi. Sì, il blu. Senza nessun problema. Non mi ricordo, a inizio del combattimento si resetta la stance oppure potevi entrare già, essere già in quella... No, in teoria si resetta la stessa. Okay. Puoi entrare a un punto da una parte o quindi dall'altra. Quindi due viola e due neri, giusto? Due viola e due neri. Allora, vediamo un po'. Se no non mi ci racca pezzo più.
Allora, ta-ta. Poi devo ritirare un giallo. Io ho troppo paura per tirare. Quindi, così. Così. Mettiamo il gioco. 4 successi e un vantaggio. Allora, guardando verso il cancello, vedi che c'è una figura davanti al cancello, incappucciata con una lunga falce in mano. E noti che davanti a questa figura si stanno avanzando due gruppi di persone che si stanno un po' trascinando svogliatamente e lentamente. E che sono a 5 step da voi in questo momento. Un po' più problematici sono quelli che stanno arrivando dai lati. E che sono ciascun gruppo di 2 persone a 2 step da voi. Il tizio incappucciato vedi che si sta allontanando da una parte del cimitero e iniziate a tirare l'iniziativa. L'iniziativa è agilità pura. Agilità pura, senza quindi neanche i bianchi dei dadi dell'agilità. Agilità e basta. Che sono i bianchi dei dadi dell'agilità? Se hai dei punti. Ah, un successo o un vantaggio? No. No, dice di no. Non c'è il punto fortuna dell'agilità nel. Ah, ok. Tanto lo tiro comunque. Io tiro 2, i miei vantaggi contano come successi. 2 successi. 2 successi e 2 vantaggi. Sì, ecco, esatto. Mi sono incrociato i 2 dadi con i miei. 2 successi e 2 vantaggi. Un successo e 2 vantaggi. No, io ho un successo. Un successo e un vantaggio. Io 2 successi. Gli zombie, 2 successi. Sti cazzo di zombie. Hai capito? 2 su 2. E Barin ha fatto 2 e 2. Sì, io sono l'ultimo. E Nostra Signora. Cioè, Nostra Signora della freschezza. 2 successi. Anche lei. Chi è Eladrell? Eladrell. Sono l'ultimo. Sì, perché il mago adesso. No, in realtà manca ancora il mago da vedere se scappa prima che voi facciate qualcosa o no. Sì, sì. Vabbè, quello non lo metto nemmeno nell'iniziativa. Ok. 3 successi e un vantaggio, direi che è inutile. Credo che abbiamo quasi visto il nostro nemico. Tan 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 tarararararara. Allora, in chiesa a risuscitare i morti. Eh sì. Non c'è i non morti a Pokémon. No, sì, non era Pokémon, non morti era Fantasy. Fantasy era. Sta a uno di voi. Inizio io. Ah, io sono l'ultimo, quindi. Tiro fuori dal mio kit d'esorcista una chiave di bronzo. Oh, sì. Mm-hmm. La punto verso uno di quei quello di. Dove sono io? Sei qua. Ok, su quello di destra. Sei a destra. Dico: io sono la chiave, tu il passeggero! Torna da Mor! E provo a fare Destroy Undead usando una manovra per andare 2 in offensiva. Ok. Quindi è Fellowship. Ti ricordo che dentro al giardino di Mor, già, tu non hai il dado viola per cercare di accumulare potere e lanciare incantesimi nello stesso round. Infatti accumulo prima potere. Effettivamente invitare un chierico di Mor nel giardino di Mor e fargli non. C'ho un'abilità che praticamente se non incontri non morti hai buttato un punto. L'avventura l'ho comprata senza soldi. Se avessi saputo l'avrei. Aspetta, ma i 2 offensivi sono obbligato a usarli o posso usarli? No, puoi. Perché per fare il carry favor non mi serve. Aspetta, 2 difficoltà. E mi sono dimenticato un bianco. I bianchi te li puoi dimenticare di base. Attenzione! Vedo dei fallimenti. 2 fallimenti, quindi non accumulo favore, purtroppo. 5 vantaggi. 5 vantaggi. Ah, prendo uno di favore. Poi invece l'altro lo faccio con gli offensivi, il destroy. Intanto che tu conti i risultati, io dico a Fabio che no, il gioco non è Warhammer Quest, che è un gioco da tavolo. Questo è proprio il gioco di ruolo di Warhammer, di cui è molto difficile trovare delle copie perché non è più in stampa da nessuna parte, dato che uscirà una nuova versione di Warhammer di un'altra casa editrice. Questa è la terza edizione di Warhammer Fantasy. 4 insuccessi, quindi vanno via con 2, 2. Cazzo, sai che mi sa che non ce la faccio? Vedo altri 2. Quindi sarebbe un insuccesso.
Ah no, c'è questo. No, sì. Quindi prendo uno stress. Hai un sacco di vantaggi però. 2, 5, 6. Però sai che mi sa che con due vantaggi non ci faccio niente. Due vantaggi. Avevi aggiunto anche il viola. Ah no, scusa, era contro la loro disciplina. Contro la loro disciplina. Magari c'hanno poco, c'hanno uno. Te lo dico subito. Due successi. E qua gli zombie hanno tre. Tre? Quindi no, 5 vantaggi, niente. Perché non hanno una loro volontà, dipende dalla volontà di chi li guida. Per tua fortuna. Non succede niente. Perché in teoria con i vantaggi ne prendo anche un altro. Ok, quindi... niente. E... sta a Barin. Perché? Il tipo è andato. Perché non funziona? Il tipo ha fatto tutte e due le sue manovre per allontanarsi. Ok, quindi è tipo 7. Quindi è a 7 di distanza. È invisibile. Anche perché nella pioggia non riuscite proprio a vedere da che parte sia andato. Qual è il gruppo più numeroso? Sono tutti gruppetti da due. Qua ce ne sono due che stanno avanzando insieme, quindi in realtà sono 4. Io mi devo segnare. Ogni pedina sono due. Zombie. Adesso se trovo anche gli altri zombie rendo più chiaro. Mi devo segnare. Mi dai un post-it e mi segno i dadi che devo tirare quando devo fare un check. Meno. Tieni. Ne abbiamo a volontà. Non è neanche da chiedere. Quant'è la difesa di questi ragazzi? La difesa degli zombies. La difesa è 2. E non hanno soc. Quindi se ci riesco me lo succano. Partito un blu. E allora quindi allora vabbè, ovviamente ho fatto la granata non avevamo la Red Bear Kotke. Ma io la cometa di Sigmar posso farla valere come vantaggio, giusto? Puoi farla valere come vantaggio. Ma un vantaggio non mi basta. Vorrei però domandarti una cosa. Sì? A chi lo stai lanciando quindi alla fine? Il gruppo là. E a che raggio può arrivare la tua granata? Non c'è mai stato scritto il raggio. Quindi è quello standard medio. Sì, medio. Quindi non ci puoi arrivare. Là ci puoi arrivare. Chiudi quello là. Esatto. O quelli di qua. E non è aria, quindi 10 danni solo a quello davanti. Ok. E ne rimane solo uno. Ferito anche il secondo in realtà. Non è aria, quindi... Sì, ma essendo minion si passano i danni un po' alla volta. Si saltellano i danni. Sta a loro... che fanno solo una cosa che possono fare, e cioè avanzare inesorabilmente. Questi due arrivano praticamente addosso a voi perché usano tutte e due le loro manovre per arrivare da voi, e quelli che stanno arrivando dal cancello sono ormai a 3 step da voi. Occupatevi di questi vicini, riprovo! Cutallion! Vabbè, io quindi sono dalla stessa parte di Alarico. Sì, in realtà essendo voi tutti insieme puoi anche essere dall'altra parte. Ah ok, credevo fossimo disposti. No, voi siete tutti nello stesso step. Quindi che tu sia a destra o a sinistra non cambia nulla. Vabbè, allora io direi che cominciamo a sfoltire il gruppo più numeroso. No, fai quelli in corpo a corpo. Infatti. Ah, di quelli in corpo a corpo. Sì, sì. Scusate, ho messo la parte di quelli in corpo a corpo. Allora. Sembrava un giro di chitarra spagnolo. Sì, no, sto cercando di capire chi tocca dopo di me, scusami. È la drill. Ok, allora io faccio così. Faccio Devious Maneuver, quindi faccio una manovra di
diciamo, di per infastidire gli zombie e consentire a Eladrel di avere un vantaggio su di loro quando attacca dopo di me. Ok. Quindi è la mia skulduggery contro l'osservazione degli zombie. L'osservazione degli zombie per tua fortuna è 1. Ok, io invece ho 4 più 1, 5. Più un giallo. Difficoltà? Ah no, giusto, un tiro contrapposto. Un tiro contrapposto. No, in realtà difficoltà tira la tua, è 1, la loro difficoltà. Sorry, niente. Quindi devo tirare un altro giallo. Sono 5 successi e un vantaggio. Per cui... l'obiettivo, cioè Eladrel, al suo attacco, alla sua prossima azione aggiunge 2 dadi bianchi. Okay. Un vantaggio, il target may immediately perform a free maneuver. Quindi Eladrel può fare una manovra free. Che farà subito per allontanarsi di uno step, perché okay, come tutti i maghi non da battaglia non è particolarmente propensa a restare a prendere le botte. Eral, dove sei? E mentre si sposta indietro verso una delle lapidi per usarla come scudo alle spalle. Perfetto, rimango io in prima linea. Ah! Sentite un vento, cioè un vento gelido scuotere le vostre ossa mentre lei raccoglie energia magica. E vediamo se colpisce qualcosa oppure no. 2 dadini bianchi. Si è spostata indietro? Sì. E non l'hanno picchiata? No, perché lui gli ha dato una manovra gratis che ha usato, okay, per fare disengage. 2 dadi bianchi le do io, eh? Non li ho ancora contati quelli. Quelli erano solo i suoi dadi normali. Ok. E direi che ce la fa. Sì, senza vantaggi però. Non importa, vedete proprio l'energia convogliarsi tra le sue mani, salire verso l'alto e dopo uno, forse 2 secondi, non di più, un fulmine cade su uno degli zombie, distruggendolo e incenerendolo completamente. Era anche quello già ferito, quindi è stato facile. Comunque conta per uno. Mamma mia. Problema è che lei non si è accorta e nessuno si è accorto perché non potevate. Che bello, questo qui è. Che scusa è, non perché non prestavate attenzione, perché non potevate. È perché era sul soffitto. Ma siamo all'aperto, era sul soffitto. Sì, sì, no, no, è una delle statue che prende vita e attacca Eladrel. Un cazzo. Che si è avvicinata troppo alla statua. Troppo alla statua. Allora, 4. Sempre fortunati i tuoi PNG, anche quando sai tu dove ci sono i mostri. Ci finiscono in braccio, sì. Allora, vediamo se la prende oppure no. È probabile di no. Comunque tra i PNG storici c'è l'anello di nessuno. Non ci può morire. Vedi, non importa che io sia il buono o il cattivo, in ogni caso fa schifo. No, non fa schifo. Sì, fa 0 e 2 vantaggi. 2 vantaggi. Appunto. Fa niente. Non fa assolutamente nulla se non impedirle di andare. Le fa spaventare. Esatto. Le fa prendere un sobbalzo. Dal mio punto di vista va bene così. Sì, ma dal mio no. Tocca a voi. Vado io. Alla Rico. Io, uno mi si toglie, uso intelletto rapido e mi tolgo 2 di ricarica da l'undead. Ok. Carry favor. Mi sposto con una, anzi con una manovra vado avanti. Di uno? Sì. Ok. Non ci sono attacchi d'opportunità. Beh no, posso usare un'altra manovra per fare disengage, sì, no? Mi prendo una fatica. There you go. Faccio la finta, mi butto per terra prendendomi la fatica, facendomi un po' male al braccio e sgattaglio nel fango avanti. Mi rialzo e Mor, benedici questa chiave, permettimi di scacciare i mostri dal tuo giardino. Sacro, direi. Sacro, direi, perché c'è un po' troppa gente per essere il tuo giardino. Allora, questo è difficoltà 2 per carry favor. Cometa, meno male. Via, via. Sono 2 successi, 4 vantaggi. Una cometa, no, una cosa del caso. Quanto ho fatto? 2-4? 2-4. 2, quindi due, prendo 5 di favore, quindi torno al massimo, no, in realtà vada di più.
E con questi 5 ripunto la chiave e faccio: ho detto che io sono la chiave, voi siete i passeggeri, via da questo giardino! E gliela tiro stavolta. Il vecchio di Falabutto! Cos'è? Un atto di isteria proprio. Sì, ce ne sono altre nel kit. Morirà per il danno della chiave. No? Prima non ha funzionato, sono il prescelto di Mor, cazzo. Crisi isterica del l'autoproclamato. L'autoproclamato si prescelto di Mor. Zitti, fate gli affari vostri. Sta la difficoltà è 3 perché è la loro disciplina. Sì, giusto. Non sono ingaggiato, quindi non ho la penalità. La difficoltà è 3, la loro disciplina più 1 perché è una cosa mentale. E sei ancora stordito. Non è una cosa mentale, è willpower. Appunto. Ah, giusto. Non è mentale. No, no, perché fellowship. No, perché è fisico. No, perché è fellowship. Sì, ma è mentale. Mentale. Allora, un altro viola. Mi uso un punto di fortuna e un punto di fortuna del gruppo perché Alarico non vuole assolutamente per la seconda volta fare brutta figura davanti ai suoi compagni. Oh, meno male che c'è una cometa. Sarebbe stata meglio tirarla. Sono tirare, due fallimenti, quindi va via così. Un successo che va via con questo. C'è un giallo da ritirare. Eccola, oh, eccola qua, bella lei. Sono due successi, quattro vantaggi, tre successi, quattro vantaggi. No, vantaggi. Di più. Due sei. Successi. Sono sette successi, sette vantaggi. Due successi e una cometa. Non ci ho capito un cazzo. Allora, un successo e un successo, giusto? Sì. Due sì. Successi. Sette vantaggi. Questi sono una vantaggi. Cometa. Sì. Sette vantaggi e una cometa. Okay. Sette vantaggi e una cometa. No, che ogni tanto aumentavano. Quindi, allora, sono 8 più willpower danni, uno critico. Quindi 13 danni più uno. Cosa vuol dire critico 1? Che prende una ferita critica. Prende una ferita critica e in più ne posso colpire 2 per altri 11 danni. Quindi gli ho fatto 24 danni praticamente a quel gruppo. Indietro! Minzia! Hai capito la chiave? Stavolta gliel'ho tirata. La chiave boomerang! Cosa succede? Ammazza la chiave. Oh. Vermor, attraversate il cancello! E gli tiro la chiave. Gli tiri la chiave che si trasforma in un corvo in quel momento. E vedi i zombie che stavano avanzando non proprio in fila ma quasi. Il corvo che gli passa attraverso, fa un buco nel petto agli zombie. Tipo spada laser. Tipo spada laser. Cade come chiave oltre. E rimane solo uno zombie che non era in linea con gli altri. Sì. E che sta ancora avanzando verso di te. Mor è arrivato. Si era perso nel traffico, ma è arrivato. Oh. E sta agli zombie. I due zombie che ci sono qua... No, era Barin prima degli zombie. Ah, sì. Lui è il primo del turno, sì. Ecco perché non ce l'avevo segnato il viola, perché mi è caduto. Ah, già, tanto non c'è problemi di... Di dove sei. Sì, esatto. E... Questi sono praticamente a distanza zero, giusto? Sono... Sì, non a contatto, ma a distanza vicina. Ok, quindi close quarter shot, agilità. Contro... Tu stai iniziando ad avere le carte tipo le mie, eh? Chi? Tu. Io? Ne ha un plotone, te, cosa vuoi? Solo perché queste sono impilate a 3 a 3. Ma... Difficoltà difesa 2. La loro difesa è 2. Sì. Ballistic. Ma... Spendono i loro punti di resistenza zombie e mettono due neri. Ma, visto che Mor in questo momento è presente nel suo giardino, aiuta compagno Barin. E io uso la fortuna del gruppo perché se e ti dà... Spendo due di potere e un bianco in più. Grazie, preso. Perché il corvo ha illuminato i bersagli. Un sacco di successo. Quelli erano due svantaggi, quelli che hai tolto. No, uno era dal dado nero. Anche l'altro era un dado nero. No. Sicuro? Sì. Vedo un sacco di vantaggi, ma vedo anche 3, una clessidra. La clessidra fa avanzare successi, la tempesta di uno. Sei successi e un vantaggio. Eh sì. E una stella del caos. La stella del caos in questo caso ce la teniamo perché mi casca la pistola. No, in questo caso non ti casca la pistola, purtroppo per te, ma un fulmine
cade dal cielo, dato che hai fatto avanzare anche la tempesta perché c'è una clessidra. Ecco, quindi non andate in forma di stanza difensiva fuori dal gioco. Ma siccome allora, ho fatto fai quello che devi fare e poi vediamo il tuo. No, no, colpisco normalmente e posso disingaggiare gratuitamente. Posso disingaggiarmi dal fulmine. Dal fulmine no. Ci ho provato. Quella è la stella del caos. Siccome mi stavo muovendo indietro. Siccome mi stavo muovendo indietro. E quanti danni fai con questo colpo? Sei danni. Che però meno la loro robustezza non sono abbastanza per ucciderlo. Ma è ferito. Uno. E fai un tiro di resistenza. Ti va bene. Dovresti essere nella media. 3. Fosse stato grado. Forza, sarebbe stato peggio. Sarebbe stato morto. Difficoltà 2. La difficoltà è 2. Perché non hai la pietra addosso. A me sarebbe stato difficile. Sì. Un fallimento e un vantaggio. Allora, ti becchi 6 danni. Però non rimani anche stordito. Queste sono le ferite, giusto? Togli la robustezza. 3. Quindi prendi 3 soak. Danni. Soak. Il soak dell'armatura in questo caso non conta. Sì, perché è un gioco di maglia poi. Ah, però la tua robustezza sì, e quindi prendi 3 ferite. Oh. Che abbiamo da qualche parte. Gli zombie a questo punto, i due gruppi da due si lanciano su Cutalion. Il gruppo da due? Sì, il gruppo da due si lancia su Cutalion. Ok. E questo zombie avanza fino ad arrivare da Alarico. Portami la chiave! La chiave ormai è indietro per terra. Allora, dadi, congiungiti con Mor. Ti congiungiti con Mor. Compagno zombie. Loro trasformano uno dei loro dadi in dado rosso, gli altri tre blu li lasciano blu. Più spendono i due punti di aggressività. Mm-hmm. Quanto hai tu di difesa? Che sarebbe? La tua destrezza se non hai altra agilità. Cioè, allora, se non hai altre armature. Ho soak 2 di armatura poi. E agilità 4. Non c'hai dodge tu, scusa? Sì, non ce l'hai. Ce l'hai qua. Sì. Ma la devo usare. Sì, ma la può usare come reazione. Può fare sia parry block. Che block e dodge. Vabbè, sì, effettivamente. Agili 3. Dopo che sei stato bersaglio, puoi mettergli 2 e aggiungere un nero. Sì, gli sì. Gli dai un nero in più, poi dagli un po' di roba. Vabbè, intanto ti do un nero perché probabilmente farà dodge, parry o block. No, quando tira le mostre tira bene, davvero. No, continua a tirare 0. 0. È interessante, Claudio, perché stavo riguardando per l'appunto le statistiche. Tiravi delle mazzate clamorose col dado da 20. Cazzo, qua guarda. C'è stato un giro di ruota del karma. No, è che non stiamo usando il dado da 20. Ah, giusto. Ce l'ho tatuato addosso, quello mi dà potenza. Ti dà potenza. E invece così niente. Senti le artigliate che sbattono contro il tuo contro la tua armatura. Però sono troppo lenti per un elfo per essere effettivamente problematici. Ok. Tant'è vero che tocca a te. Ok, io faccio beat back, quindi weapon skill contro la difesa del che è quindi due. Loro cercano di fare l'artigliata, io gli do un colpo d'arpione sul braccio e poi di ritorno cerco di dargli un'arpionata in testa. Porca. Allora, se ho la resilience allenata, cosa che c'è? Aggiungo un bianco. Quindi target defense, la mia weapon skill, che è strength, quindi 4 più un giallo più uno bianco. 4 azzurri. Stance sono neutro in questo momento. Un bianco e un giallo. No. È un bel cazzo di niente. Un fallimento e un vantaggio. Un fallimento e un vantaggio. Niente. Benissimo. Vedo che sei entrato nel gruppo anche tu. Dai, il vantaggio è che li intemorisce, ma essendo dei non morti, gli rifiuti una ceppa. Visto che c'è lo svantaggio. No, sì. No, un fallimento. E un vantaggio. Ah, no, niente. Allora, ricarico token normale. E si ricarica questo. E la drella alle spalle, dopo aver lanciato un urlo di terrore all'inizio, perché non si aspettava che la statua la aggredisse alle spalle. Questo via.
Giustamente. Giustamente. Sentite che inizia a far vibrare l'aria intorno a sé e lancia un'ondata di forza. Ah. Perché in quel momento sembra l'idea migliore. Alla statua. Alla statua. Per distruggere la statua con le vibrazioni sembra una buona idea. Vediamo se è una buona idea. No. No, è una pessima idea. Minchia, Claudio. Porca miseria. Ha fatto un vantaggio. No, no, è incredibile. E vedete che la statua non subisce nemmeno un minimo di incrinatura, di niente. Lei però si riprende e non è più spaventata da prima. Mm-hmm. Perciò usa la sua manovra per fare disengage e la sua seconda manovra, prendendo una fatica, per andare verso Bari, che al momento è... libero. Qua libero. Ci sono io, vai via! È libero e può fare da scudo umano. Infatti ne ha tutta l'intenzione, vedo. Io sto pelando dai schede, schifo. A questo punto tira un dado giallo e tiro un dado giallo. Se fai una cometa non prendo te. Se la faccio anch'io non prende neanche me e va verso Cutalion. Se non fa nemmeno lui una... Vedi, prende te. C'è l'unico tiro che doveva sbagliare. La... Prendo preciso com'è. Ovvio, sennò che gusto c'è. Vedi che la statua è quella dell'eroe che avevate visto prima. Sfodera una spada e si getta su Barin. Mi serve un dado rosso. Tenga. Quanto hai tu di difesa? 6. E uno nero perché ho uno di fortuna. Ok, un viola sarà da ritirare perché non ne abbiamo abbastanza. Va bene. Io ho un dado bianco perché sto usando la spada. E ritira quello a 0 di viola. Sì. Questo lo ritiriamo. Boh. Allora, sono 3 successi e un po' di svantaggi. È una stella del caos. La stella del caos la conteremo come... dov'è? Non prevede stelle del caos, quindi sarà uno svantaggio. Ok. Allora, togliti un token di ricarica per ogni svantaggio che ha fatto, quindi tutti. Oh, la Red Bergot che è pronta. Ora gliela appiccico sulla schiena e me ne vado. Però subisci 8 danni. Minchia che mazzata. E uno stress. Porca. Sì, lo stress perché sì. Senti, no, più che altro, non una fatica, perché quando ti colpisce, senti proprio parte della tua anima che si assopisce. Una piccola parte. Per chi conosce un po' il mio personaggio e quanto ha parlato tanto dei non morti, eccetera, il mio personaggio non toccherà la statua e non curerà nessuno finché tutti i non morti non sono stati distrutti. Ecco. Grazie. Questa è un po' la side quest del combattimento. Non avrete cure finché tutti i non morti sono stati distrutti. Bene, così ci viene un morbo permanente come Aral. Cioè, questi qua sono gli unici che dovrebbero venerare Mor. Perché gli unici che venerano Mor sono i morti. Morti, questi? Infatti. Morti. I vivi non hanno bisogno di Mor. Solo i morti hanno bisogno di Mor. Morte. E il suo compito primario è proteggerli, queste povere anime in pena. A proposito, Alarico, sta a te. Gli zombie, lo zombie che è davanti a te sta cercando di prenderti e strapparti la giugulare. Io, quando ho tirato il colpo, che io so che Destroy Undead di solito funziona su uno o due persone. Io ho coscienza del fatto di come in gioco, di come funzionano i gruppi? No. No. Ok. E allora mi giro e sparo una cometa di Sigmar al tizio davanti a me. Prega Mor perché quello che ti è stato negato ora ti sarà dato. Riposa! E gli scaglio una cometa di Sigmar in faccia. Ah, così proprio. In delicatezza, no? Esatto. Riposa, ti schiaccio. Allora, la difficoltà di Carry Favor è 2 più no, niente. Perché non era engage, è dell'altra. Però anche tu. Tac. Ti impegni, eh.
Beh, tutti bianchi, questo qui era. Successo sono un successo e 4 vantaggi, quindi scusate, 2 più 3, 3 favore. Questi due se ne vanno. Inizio a invocarlo perché non mi basta. Aspetta, poi uno lo guadagno di mio. Sono 5, due offensivi. Ah no, ho fatto... No, giusto, adesso lo lancio. La difficoltà 3. Sono 3 svantaggi. 2 successi. Quindi ho fatto tantissimo. Vabbè, vado, taglio, poi mi leggo cosa fa, perché ci metto 4 di favore e non, poi lo devo lanciare il secondo, il prossimo round. Inizio a caricarlo. Barin. Arrivo. Ah! No, ma no, mi devo vedere cosa avevo fatto. Dovevo leggermi adesso mentre facevi tutto cosa avevo fatto. Vabbè, avevo fatto tantissimo. Hai fatto un successo e 4 vantaggi, mi pare. Ah no, quello era il tiro prima di caricarlo. Ah, quindi erano 3 successi e 2 vantaggi. Sì, era, era il tiro prima che aveva fatto. Sì, sì, vai, 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 tanto devi leggermi un attimo come funziona, perché mi sa che sto sbagliando qualcosa. Barin. E Barin non la può usare la Red Bear Cocktail, perché se prende faccio vantaggi. Va, dai. E anche te. Ecco, quindi vado di Twin Pistol. Di Twin Peaks. Vai di Aspetta, Twin Peaks. Aspetta, Mica Twin Peaks, no. Twin Peaks. Barin, corri con me. No. Cammina. Basta. Basta. Ral cammina con me. Difficoltà? Ral cammina con me, non è male. Sempre due? La difficoltà è... Ah, ok, non devo ritirare. Sempre due se stai sparando agli zombie, se stai sparando al bestione grosso davanti a te. La difficoltà è 2 più 2 neri. 2 più 2 neri e, dato che l'hai dichiarato target di un attacco, un altro nero perché usa lo scudo. Figlio d'Androcchia. E io userò un po' della mia fortuna e la fortuna del gruppo. Perché sono sempre stato in difesa, ho sempre visto Cutalion combattere in prima linea. Questa volta è il mio turno. Allora, questo e questi due vanno via. Fanculo, c'era una stella del caos. Per forza si devono eliminare? Eh sì. La stella e la cometa, sì. Che palle. Sono comunque 4 successi. Sì, lo so. So che sono 5 successi, ma se c'era la stella, la cometa, io aggiungevo anche il danno della seconda arma. 8 danni. 8 danni. Ti conveniva in questo caso anche usare la cometa con la stella del caos, perché se fai stella del caos attaccandolo succedono cose brutte. Molto brutte. Vabbè, però mi serviva la cometa, non ho detto la stella io. No, no, però ti sei lamentato che si dovevano togliere insieme, invece ti va solo di culo. Ah, mi sono lamentato che è uscita la stella del caos. Quella non la volevo. Non l'hai ucciso? Ma va. Ma chi è il boss? Ah, il boss. Se non ammazzi i non morti. L'ha scalfito. Ci siete te e lui sui non morti. Io scusa, Italian. Ho un cavallo ma caricato. No, gli zombie. Che dici? Per ammazzare i zombie. Due zombie vanno su Cutalion. Quindi prima gli zombie. Puoi fare ancora parata? Dodge, sì, sì. Quello che è, quindi gli dà il nero. Aspetta, Allora, dodge l'avevo usato prima, scusa. Quindi 2 di carta. 1. Ah no, non è ancora due, arrivato. Perché non è ancora arrivato il mio turno. Puoi parare? Sì, posso solo fare parare. Perché block ci vuole lo scudo e io non ce l'ho. Quindi un sì, nero sempre. Faccio parry. Un nero. Sì. Loro non usano aggressione. Ah no, due neri perché io ho anche weapon skill trained. Ok. Sono due. Ma che cazzo. Ma va, non ti ha neanche beccato,
Ah, ok. Una stella del caos, cioè. Ok, quindi si ammazzano fra di loro. No, una stella del caos per loro vale il doppio perché sono del caos. Ah, quindi mi fa malissimo. Sono no, 72 la, stella, la stella del caos è stella del caos pure per loro. Infatti puoi fare un attacco gratuito adesso, subito. Ah, bene. E perché si avventa su di te. Però hanno fatto anche 3 vantaggi, per cui prendi 6 stress. 6 stress? Fischio, ragazzi. Perché senti la tua anima risuonare in maniera poco salutare. Porco Giuda. Poco salutare loro. È un eufemismo. Sì, no, poco salutare è molto un eufemismo. Cazzo, 6 stress, quindi gli viene qualcosa. 6 stress vuol dire che c'ha... Qual è la tua più alta? La mia più intelligenza alta intelligenza di mentali 4. Intelligenza o fellowship, entrambe 4. 4, quindi hai cioè due neri a qualsiasi cosa fai di mentale. Di mentale. Io te lo posso guarire se non ci fossero gli zombie. Sì, sì. E se non stessi caricando la camera. Che tu avessi delle... Se non fosse Alarico. Faccio quindi l'attacco. Fai l'attacco che poi attacco anche Alarico. Attacco. Come at me, bro. Nell'antico linguaggio di anche Mor, nell'attacco no, un attacco basic. Normale, basic. E come at me, bro, nell'antico linguaggio di Mor vuol dire attaccami e io consacrerò la tua anima all'eterno. Elfico. Elfico. Esatto. È una lingua difficile. Come at me, bro. Elfico. Difficoltà? 2. Sono pur sempre degli zombie. No. 0. 0. Ah, pum! Tocca a me. Combattimento no, pensionati. L'altro zombie. Sì, sì, sembra. Tu quanto veramente... hai di difesa, Robè? Sembra. Io di difesa ho infinito. Credo 0. Cos'è? Quanto hai di agilità? 2. È un successo e uno svantaggio. E mentre dicono brains. No, lui sta usando una margherita. Ti fanno. Ti fanno 4 danni. Quindi 0. E uno svantaggio non cambia nulla. Cerca di mordermi, ma si allontana dalla fiamma delle comete di Sigmar che mi stanno germogliando in mano. E senti la sua bava umidiccia sulla testa perché ti ha sparso bava. Mi ha spargato. Mentre ti spostavi. Lo scaccio via con la luce di Sigmar. E sta a Cutalion. Ok, allora io. Tornate a Mor! Deluso di me per le schifezze di attacchi che ho fatto prima. Aumento la velocità dei miei colpi. Quindi gli faccio un Nimble Strike. Quindi super velocità elfica. Movimento di gambe. Esatto, movimento di gambe. Che sempre in elfico è happy feet. Uso l'agilità invece della forza, sostanzialmente. Per calcolare il danno. Quindi 4. Usi l'agilità. Uno giallo invece della forza. Il cartone happy feet, ma il meme. E sia per l'attack roll e per calcolare anche il danno usa sempre l'agilità. E difficoltà sempre 2, giusto? La difficoltà è sempre 2, ma... Ah no, scusa, target defense, sì, vabbè. Ma usano 2 punti aggressività, quindi due anche neri. 2 neri. Ok. Mi sa che quella carta la voglio anch'io. Non puoi averla finché c'è da lui. Ah, è il bello di questo gioco. La devi stampare, in realtà. Aia, minchia, sei fortino a fare. Cioè, i tuoi dadi siete molto amici. Beh, lo sapevamo. Mai stato. Era una... Un fallimento, 2 vantaggi. Quindi. Niente. Tu gli fai il gioco di gambe e vedi lo zombie e ti guarda. Lo zombie rimane fermo con la sua azzeramento cerebrale. Non ha bocca nessuna. Hai fatto il gioco di la finta, hai fatto. Oh, oh, oh. Lui non ti ha cagato e poi hai fatto. Oh, Stang sull'armatura. Esatto. E l'Adriel di fianco a te ti dice: difendimi mentre accumulo potere. E rido. La decapito di casco nero. E faccio cadere una pistola e tiro fuori lo scudo. Vedi tu che cosa vuoi fare. Lei ti chiede. No, faccio quello. Tengo la posizione, faccio cadere una pistola e prendo uno scudo. Quando cazzo? Non ho fatto la manovra prima. Ma lei agisce dopo. E lei riesce per la prima volta a fare 3 successi e uno svantaggio comunque ce lo deve avere. Sarà come il mio, ci aveva preso 3 di potere, tipo.
E il suo accumulare potere funziona un po' diverso, okay, perché è un PNG. Però okay, senti che sta accumulando. Ah, non sta lanciando. No, sta. Questa, la sua azione è stata accumulare poteri perché si dà dei successi gratuiti il round, okay, dopo. È un po' diverso. Mm-hmm. Magia elfica. Magia elfica, infatti senti diversi venti scorrere intorno a voi. E sta però alla statua. Lo so che sta alla statua. La statua. Lo scudo l'ho abbracciato, no. Lo scudo lo puoi avere addosso. No, no, lo scudo ce l'ho addosso. Sì, nel senso addosso, nel senso in mano. Tanto ok, non mi cambia molto. Non dà più uno di difesa? Sì, ma non attacca te. Ah. Attacca lei. No, non mi metto nel mezzo per difenderla. Devi farlo. Che lo faccio, lo faccio. Okay. Ah! Hai abilità che ti permettono di prendere il colpo al posto degli altri? Ah, no. Puoi usare lo stesso block e dargli un nero in modo perché metti lo scudo in mezzo a lei. Non ho block. Non avevo abbastanza toughness per prendere il block. Allora neanche lo sai usare lo scudo. Cioè lo sai impugnare, lo perché sai impugnare, lo sai tenere in mano. Sì, esatto. Lo puoi usare come per fare cose di esperimenti al massimo, ma non puoi usarlo come scudo. Perché uno scudo è sempre ottimo. Puoi usarlo come compasso. Puoi usarlo per scavare. Per scavare. Quando puoi usarlo per proteggerti la schiena, ma non lo so usare. No, perché neanche sulla schiena ti dà il primo di difesa a te, non lo sai usare neanche in quel Vabbè, caso. Se mi sparano dietro la schiena c'ho lo scudo, che cazzo, c'è bisogno di bracciarlo. Non sparato. La meccanica non ha tough, lo sta. Ti dà socco lo scudo, quindi... Ah, è un nero, lo darà, dai. Sarebbe molto tirata, io non lo permetterei. Comunque quando la statua alza la spada vedete che è circondata da una specie di alone violaceo nerastro. Io non ho visto non tu. E io prendo lo, prendo lo per prendere fuoco. Io prendo lo scudo per bloccare e lo uso. Mi riparo. Giustamente. Ho messo i tre offensivi perché Barin è un caga sotto con i non morti. Hai ferilato? Sì, minga, quello lì ti one shottava, cazzo. La one shottava. Ah, ecco. E dove picchiava te? Io ho fatto dodge. Secondo me la picchiava talmente forte che vi considerava un gruppo e l'altra parte dei danni la prendevi tu. La spada cade per terra distruggendo parte del terreno e vedete che quell'ondata di energia violacea cazzo riempie la fenditura che si è fatta nel terreno e il terreno si smuove. Minchia. Sotto il colpo. Per fortuna non ha colpito sta nessuno. Sta ad Alarico e Robè urla occhi di Mor colpite nel segno. Ma invece la Rico gli dice: riposa! Prova a invocare. Che è la tipica frase di uno che sta cercando di mandare a riposare un non morto. Certo. L'anima va a riposare. Sì. Troppo. Cazzo. Quindi sono 6-7 di favore. Devi tirare anche un giallo, eh? 3. La cometa ti cambia qualcosa. 6. Sì. Devi tirare un altro giallo. Eccola quindi. Basta chiedere. Io no, però lui sì. Ah no, scusa. No, no, la cometa non mi serve, mi serviva la cosa. Cioè, mi serviva. Era brutta la cosa del caos. Quindi gli do altro 3 e parte la cometa di Sigmar! La eviti? No. Non puoi evitarla perché l'ho già lanciata. Citavo. Cheat. Infatti. Ha fatto un grande evento. Perché l'avevo già colpito. Sono 10 danni e ignoro il soak. Lo incenerisci. Mi giro, com'è la situazione? Ti giri e vedi che c'è la statua che ha questa spada magica di energia violacea che sta distruggendo le lapidi intorno a Barin e alla maga, riempiendo il terreno di energia malvagia. E due zombie su Cuthalion. E Mace Windu? Ci sono ancora i due Mani zombie. Pietra. Ci sono ancora i due zombie perché altrimenti sarei andato a recuperare la chiave. Quindi mi sposto verso gli zombie. E inizio a sbracciare per attirare la loro attenzione. Perfettamente capito le priorità. È Alarico. Sono zombie. Scusa. Devono morire.
La statua è solo un giochino più di... cioè non è un non morto. La statua è un non morto. Non è un non morto. Appena infettato il nucleo del pianeta con una spadata, però... Scusa, senza fermarti ad analizzare, degli zombie e una statua, i non morti sono quelli. Ma poi che la statua ci abbia un'anima e sia ancora peggio, ancora non lo sa. A meno che non me lo vuoi far notare tu, ma finché non me lo dici... No, guarda, bastava la prima parte zombie. Della frase, senza fermarsi ad analizzare. Esatto. Che parte? Vai, una vai, statua? Che parte? Marin. È un costrutto, non è uno zombie. Io dico, che cazzo se ne frega, gli tiro la granata. Hai due zombie o la statua? No, è la statua, è la statua. Che Marin sta andando di fuori nel cervello. Però se tu annienti due zombie... Dopo noi siamo costretti a menare la statua. Se lo faccio ad aria sugli zombie, becca anche voi. Ah. Vuoi 10 danni? Ma così, così non bevi, non becchi anche voi stessi? Sì, però... però... No. Qui è scelta di panico di Barin. Io mi allineo alla scelta Ok, perché in realtà tu sei quello feritissimo. Quindi è meglio tirare a noi che siamo intonsi. Sì. Vabbè, io posso fare un passo indietro e tirarle. Anzi. Devi fare disengage però, quindi lo stress. Una fatica. La pigia, cazzo me ne frega. Eladriel, il personaggio di più lunga durata nella storia. Oh, sta durando ben 4 round. Certo, adesso gli arriva una granata in faccia, vedi tu. Colpa di lei, colpa sua, tutta colpa sua, si ammazzava gli zombie. C'è neri, ci devo aggiungere neri. Sì, perché un nero sì. Un nero sicuramente della sua non so se difesa. Bisogna. E anche il nero dello scudo perché cerca di pararla. Sti cazzi. Ding! Sti cazzi. Scusa? Oh, intanto vedo che la tempesta avanza. Appunto, infatti io ho visto subito la clessidra. Di che? Sono gli zombie. Vuoi tu gli zombie? Posso cercare di colpirne uno, ma per sport. Così, tanto per picchio la statua. A me mi sembra io ti voglio chiedere una cosa. Siccome ho fatto la manovra passandogli accanto, i vantaggi li posso usare per appiccicargli la bomba alla statua invece di fare il danno ad aria, in modo tale che la bomba appiccicosa di salvatore soldato, però non la fai esplodere. No, figa, faccio esplodere, fa vantaggio. Se gli addosso, pigli pure lei. È a miccia, c'è mica il telecomando. No, però se gliela appiccichi addosso, poi gli puoi sparare. Sì, però abbiamo sempre detto, i vantaggi sono interpretabili per fare... Sì. Cioè, invece di fare il dannare... Ah, io sono perfettamente d'accordo, la soluzione creativa mi piace un sacco, potrebbe anche sopravvivere l'elfo. La appiccico al culo della statua in modo tale che gli disintegri le chiappe. Sì, grande. In modo tale che il culo della statua... Ah, ok, no, puoi fare tipo la palla di fuoco in D&D che la tiri apposta precisa appena per non un prendere... metro più in là. No, mi proporre appiccicare il culo. Sì, no, ma era per far capire. Comunque sì, per far capire. Perché se interessa gliela appiccichi sul culo. Lo so, è che non volevo fare la citazione. Beh, in realtà essendo una statua di pietra la piazza in maniera precisa. Gliela prendi dietro e faccio da sola. E quanti danni fai quindi? 10. 10. Risvegli i morti. Con questa... Oppure ti rimando a dormire. Beh, scusa, si sente qualcosa nel delirio che c'è intorno? È un'esplosione, beh, sì. Beh, sì, direi di sì. Minchia, con temporale della Madonna non le senti le esplosioni? No, deve cascare il fulmine, quindi il tuono nello stesso momento in cui... La tempesta è solo avanzata. Ma deve cascare per non sentire una detonazione. Ma poi la tempesta è solo avanzata, non è caduto un fulmine su di voi. Infatti, quindi la bomba la sente. No, sì, sì. Fortuna sega, c'è una statua che squancia il terreno. Sì, mi possono anche sentire, importa un cazzo. Viva, viva. Gli zombie si buttano su Alarico. Ma io ho fatto qualche danno. Non ho paura della mia santità. Ho fatto qualche danno alla statua? Sì, sì. Non ho paura. Ma meno male, dicevo, cazzo, non gli ho fatto neanche una cosa. Non ho paura della mia santità. Meno male. Non sono attirati dalla tua santità, perché ti ricordo una cosa, loro non hanno una propria volontà. Perché sanno che sono il più intelligente e voglio il mio cervello. No, è perché hanno visto che hai distrutto gli altri non morti con la cometa e il mago è ancora da qualche parte, evidentemente, perché li sta guidando e non stanno andando a casa. Mi sta venendo in mente la scena di Homer Simpson quando entrò gli zombie. Ah, ma questo è vuoto! Due di difesa, picchiami, vero? Sì, è quello base. Il minimo che puoi mettere è due. E
Un successo. Due successi. Addirittura. E uno svantaggio. No. Un vantaggio. No, zero vantaggi, scusa, scusa. Due successi. Due successi. Cioè, come prima, quattro danni. Non facciano di più con un altro successo. No, fanno di più con un altro successo. Fanno 5 danni e una ferita critica. Usti. Vuoi pescartela tu? Sì, e dammi un danno. Questo usalo come danno, che era già lì in giro. Era lì in giro. Tu vai, pescatela. Ferite critiche. No, tranne questa che sono morto, no. Pulled muscle. Muscle. Pulled muscle. Uno in strappo muscolare. Alla forza. Ah, i miei bellissimi che uso barilotti tantissimo. A Kish. Ah, grazie a chi ci ha mandato altri barilotti che sono in viaggio in questo preciso momento. Grande. E c'è l'ultimo barilotto del caos. Magna. No, vai, è divisibile in due, è già diviso in due. Netto. Facciamo metà e metà. Ce ne sono due e una metà a testa. È un bellissimo anche portadadi, volendo. Cutallion. I dadi di 7C ci starebbero bene lì dentro. Cazzo sì. Questo è buono anche per roba di D&D, per i prop, quando devi fare. È buono per tutto, scatole ovunque. È anche buono il cioccolatino, quindi. Allora. Va bene. Io devo usare. Mi prendo una fatica e mi sposto in area statua. Ok. E poi faccio. Cerco di disorientare la statua. Ma come prima? Con i tuoi movimenti agili? No, stavolta con un colpo proprio. Con un colpo mirato a disorientare. Sfrutto sostanzialmente lo stordimento creato dalla detonazione. No, per cercare di deviare la sua attenzione da Eladriel a me. Quindi. Weapon skill con il target defense. Quindi solito 4 più 1. Questa è la sua defense. Meko Jones. Gli ho dato 3 viole e un nero, giusto? Della statua, sì. No! No! Non ci credo! Ma di 1! Cioè. Di 1, mannaggia! 5 fallimenti, 4 vantaggi e una cometa. Per te che non hai fatto stelle del caos. Gianni, dai, almeno qua a differenza di Dark Souls non dai un turno extra gratis ai mostri per non aver fatto niente. Ho fatto una cometa. Sì. Può essere un successo se vuoi. Vabbè, se è un successo l'annulla, cioè 5 fallimenti. Ma allora è un vantaggio perché ha fallito comunque. No, scusa, se è un successo. La cometa può essere o la cometa se sulla tua carta c'è cometa. No, io prendo un successo perché hit normal damage. Ah, ma è. No, quanti... però devi fare il conto dei. Non ti dà successo automatico. Ti dà un successo. Fallimenti e successi. E mi sa che eri sotto. Che cosa? No, sono qua, sono. Li hai girati? No, non li ho girati. Però se questo è un successo, vanno in pari e fa zero. Zero. Niente da fare. Ti ho detto, a differenza di Dark Souls, non dai un turno extra agli avversari, però. No, grazie a Dio. Minchia. Faccio che è? Da Dark Souls, visto che tutti i mostri agiscono ogni volta che agisce un eroe, se tu con un eroe tiri e non fai niente, praticamente hai regalato il coso, considerando che Gianni nella partita tipo per 4 round ha tirato e non ha fatto niente, praticamente se avessimo giocato senza di lui sarebbe stato più facile quel round. Povero Gianni. No, però dico come meccanica del gioco, se tu manchi tutto, praticamente era meglio giocare senza di te. È proprio una cattiveria. Sì, è cattiveria, ti dà più anime quando vinci. Però. Sentite l'energia magica di Eladriel esplodere. Sì, in faccia a lei però. No, lei aveva 3 successi automatici da prima che si accumulano. Ah, ok. Quindi 3, 4, 5, 6. Non ci credo che non c'è niente di particolare sulla cometa del caos invocando tutti gli 8 e i 20. Questo è un altro problema. Quello è un altro problema. Ah, ok. E vedete una luce bluastra avvolgere tutta la zona in cui siete. I 2 zombie vengono spazzati via. No, erano miei. No more. E vedete anche che la statua. Io non uccisi 3 in un colpo. Non è bloccata, ma la sua spada e il suo scudo non sono più circondati da quell'alone violaceo nerastro. Mi sembrava una cosa da magia ametista, più o meno.
Sì, ma in versione malvagia. Cioè, tipo, quindi... Necromanti. Quindi come se avesse purificato tutto? Praticamente sì. Ok. Cioè, il necromante nel senso che con quell'energia ci può anche rianimare i morti? Necromante nel senso che tu sai che i maghi di Ametista non sono necromanti nel senso stretto della parola. Studiano la morte, si occupano di morti molto simili a come fanno i chierici di Mor, però. Quindi cercare di capirla e di prevenire il ritorno dei morti. Invece questa magia mi sembra... Questo sai che alcuni maghi prendono strade deviate e cercano potere dove possono. È molto vicino a, alla magia che usano i vampiri. La sua? No. No, quella della statua. Ah, ok. Ah, mica, stavo già per partire in faccia a Eladrel proprio diretto. Il potere di Eladrel. Credo. È magia elfica, ne sai qualcosa? No, ok, di magia era quello che ti stavo chiedendo, se mi sembrava che l'incantesimo che ha lanciato lei era simile a Ametista, ok? Perché sennò stavo per partirle con una cometa in faccia. No, okay. No. Anche io dicevo, si vede quella vampirica, che cazzo? No, parlavo della statua. Sì, 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 no, siamo più di male. Ti sei appena salvato Eladrel. L'unico ad aver capito che parlavi della statua. Sì, gli avrei sparato anch'io. Cioè, io gli stavo per sparare subito, tipo... Il problema è che ha fatto una strada del caos e uno di quei bei fulmini che cadono in faccia. In faccia, e lei non ha molto di robustezza. Così impara. Purtroppo per lei. Da, aspetta! Perché Mor sta guardando dall'altra sta parte. Sta guardando dall'altra parte in questo momento perché sta. Mor sta prendendo le anime di due zombie che lei ha distrutto e portarle a lei. Portandole e le a lei. Usa come quindi, scudo. Quindi lei le usa un po' come scudo e la benedizione ha un bianco in più. Quello era già col bianco in più. Sì, questo era già col bianco in più. Che bello. Ma sei serio? Sì. Un fallimento e una stella del cazzo. Posso dartelo io il bianco la prossima volta? Mamma mia. Quanto gli si frigge i neuroni? E sviene. Vedete che cade a terra, non sapete se sia ancora viva o no. La statua è ancora semovente. Quindi io penso che... Però non è più animata appunto da quella magia violacea nerastra. E si gira sulla prima cosa che ha portata. Zio Cutalion. Ciao zio. Allora, non usa nemmeno il dado rosso perché non ha più la spada attiva. Io la guardo e dico: hai mai pensato di fare il pirata? Non mi risponde. mi rannicchio dietro l'arpione. Sì sì, gli do un nero, gli do un nero. No, ne puoi dar due se fai parry. Sì, in effetti. Prima hai fatto caricare. Dodge. Parry l'hai usato, quindi c'è uno di caricare. No, ho usato dodge. Sì, giusto. No, ho usato anche parry. Ha usato prima il dodge e poi parry. Ho libero il dodge, quindi uso dodge. Nero 1? Sì. Un nero 1, sì. Schiva, schiva per Dio! Uno, non schivi! Uno. Questo. Ne schiva uno. Per Mor! No, no. Sono tre successi. E tre svantaggi. Sento malissimo. Non quattro. Quattro. Quattro svantaggi. Con quattro svantaggi muore. No, allora con quattro svantaggi, due, prende due ferite lui. E due, puoi togliere due token di ricarica da quello che vuoi. Parri, no. No. Parri lo tiro fuori adesso, se sopravvivo. Non prendi lo stress perché la spada al momento non è sì. Attiva, però prendi comunque 7 e 2, 9 danni. Benissimo, sono quasi morto. Quanto hai di soc? Soc 2. Quindi 9 meno 2. Non hai 0 armatura? Non armatura. Toughness. La toughness? Devi aggiungerlo anche tu. Toughness 5 togli. 5. Ah, ok. Okay. E prendi 4 ferite. No, Bari sarebbe morto da mo'. Le vuoi in carta? Sì, grazie, così non devo stare. Le vuoi in carta o bancomat? Esatto. Cash or credit. Posso usare Satispay per le ferite? Sì. Sta a noi? Sta Alarico. La statua non mi sembra un non morto. Così a occhio no, però non sento proprio. Però cioè, fai una prova extra di piety. Non senti della non mortitudine? Ora la sento, non ti preoccupare. La difficoltà io l'ho già sentita e anche di brutto. Perché appena ti concentri è probabile che tu lo capisca. Un bianco in meno perché non è una spell. Due comete di Sigmar, 4 vantaggi, 2 successi. Quanta ignoranza. Ti rendi, due comete di Sigmar. Ti rendi conto di una cosa, anzi... La mia, ti rifaccio la mia domanda precisa, qual era? Funzionerebbe Destroy Undead?
È molto probabile perché quando ti volti a guardare la spada, la pietra che tieni in tasca ti dà una di quelle sue visioni. E vedi per un attimo il cadavere dell'eroe che è stato dissotterrato dalla sua tomba, portato davanti alla statua, e una figura incappucciata, probabilmente quella che avete visto all'ingresso, ha proprio preso l'anima dal corpo e l'ha messa dentro. Non l'hanno consacrata nel giardino di Mor. Qualcuno subirà delle lamentele. Ed è stata spostata l'essenza del cadavere dentro alla statua. E allora... Come osi profanare la statua del grande eroe di Schmesenplatz? Schmesenplatz. Ignorando lei completamente, morente, perché c'è un non morto. E lei non è ancora non morto, giustamente. È a uno step da te. Cioè, anche senza chiave! Intanto posso farla a medium. No, anzi, mi avvicino. Cioè, anche senza chiave basterà la mia santità! E gli pianto una mano in faccia. Il 5 di Mor. Che non serve, mi sono messo a portata inutilmente, ma... E in quel momento si riattiva lo scudo, no, scherzo. 1, 2, 3, 4, 5, 3... Contro la sua... 2, contro la sua discipline. Dai, fallo diventare un Urukai, Bruce. 3 e un nero. In più, spende anche i suoi punti aggressione. E quanti ne ha ancora? Aspetta, prima però devo vedere se invoco. Non ne ho usati ancora neanche uno. Se invoco, invoco... No, erano i zombie. 1, 2, 3, 4. La statua non ha ancora usato. 5 di favore. 5 e prova a invocare. Più 1 perché all'inizio del turno avevo di meno. Diciamo, la difficoltà è 3 viola e 3 nere. E uso il mio ultimo punto di fortuna. Quindi 3 viola e un nero? 3 neri. 3 viola e 3 neri? Sì. Usa tutti i suoi punti spirituali. Sta fungia. Poi è finita. Sono 3 ta 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 ta. Allora sai che ti dico? Esaurisco questa e mi do altri 2 bianchi. Esaurisco il talento, mi do altri 2 bianchi alle prove di fellowship. 3 viola e 3 neri, li hai tutti? Sì, sì. Sì, li ho tutti. 3 viola e 3 neri. Ok. 79 dadi. Togli quei dadi. Blule. Allora, iniziamo a togliere questi, 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 questi. Minchia, quanti bianchi ho fatto? Tanti. Sì, mi ha fatto anche un sacco di roba buona con i bianchi. Sì, allora, questi qua via. Il resto è tutto questo successi. Via, questo via, quello lo ritiro. Cometami, no? Cometami! Due successi. Due successi. Cazzo, me ne serviva uno in più. Con uno in più gli facevo un critico. In realtà sono solo 11 danni. Solo? Solo. 11 meno 5 fa 6. 3, 6, 8, 14 è ancora vivo. E sta a me, eh. Perché? No, non ignora il succo. Fai esplodere un pezzo della statua, però. Perché senti l'anima all'interno che inizia a vibrare in risonanza con dopo gli ho appoggiato il incantesimo. E sotto alla statua che esplode, vedi la faccia spettrale del tizio. Aspetta, forse non gli ho fatto danni. Perché c'ho un viola in più per la malattia. Se faccio 2 fallimenti. Bilico. Più in bilico di così non potevi proprio. No, no, tiro questo. Complimenti. Zero. Uff. Vedi la testa spettrale. Per un secondo non succede niente. Come una lampadina quella che funziona male. Varin. Lo sguardo riposa. Spirituale di questo spettro che adesso si vede dentro alla statua si punta su di te. Io miro la testa e gli dico fanculo, figlio di puttana. Ma proprio così, ignorante. Sì, sì, basta. Mamma mia, com'è scaduto questo gruppo dal punto di vista della buona educazione. Buona educazione. Cazzo. La bari in educazione. 2 fatiche. Rich stress, quindi 2 fatiche, 4 2 già, 1. Ok,
Un aiutino di Mor? No, Mor. No. Mor. Mor in questo momento sta guardando attentamente verso voi due che siete molto feriti. E sulla tizia. Devi ritirare due gialli. Sì. Buono. Devi ritirare un giallo. Cometa. Cazzo, niente cometa. Però sono un sacco di successi. Sì, tanti. Scusa, facciamolo. Recover one stress. Uno, due. Tre successi ci sono. Uno, due, tre, quattro, cinque. E una sei cometa. Successi. E una clessidra. Un top sì, di vantaggi e una cazzo di clessidra maledetta. E 8 danni. Fai esplodere la testa allo spettro. Incredibilmente, non pensavi neanche che avrebbe funzionato effettivamente. No, oh no, io ci contavo. Ho messo il pallettone di piombo. Però senti che la sua essenza non è più legata alla statua, che infatti rimane bloccata ferma per un attimo e dopo cade in avanti dritta perché era una posizione scomoda. Posso considerarlo morto? Posso usare la mia... Beh, provo. Uso la mia reazione per fargli questa emozione. Ok, funziona. Anche perché senti che finalmente la sua anima è libera di andarsene da questo posto. E non tornare un'altra volta. Altrimenti dovremo farti male di nuovo. Ah. Sentite i fulmini che riempiono ancora il cielo. Bene, è fatta. Vado. Io mi lancio con l'arpione sulla statua e infierisco. E dico, se ci fosse stato io. Vado a recuperare la chiave. Io vado dall'elfa, cazzo. Mi va a recuperare la chiave. Fai una prova di medicina. Difficoltà? La difficoltà è 2. Pure elfa. sì, io sono. La uccidi? Oh, poverina, crack. Esatto. Vabbè, posso farlo valere un fallino. Sì, sì, un sì. Vantaggio? Un successo è un vantaggio. È una clessidra. Che infatti fa avanzare la tempesta. L'elfa è ancora viva. Mm-hmm. Riesci anche a sistemarle bene o male le bruciature superficiali del fulmine. Però ti rendi conto che è svenuta e non sai se si riprenderà, quando si riprenderà. Ok. Inizia a cercare dell'erba. Io invece, io invece sono qua così. Che faccio le pose sulla, c'è sulla un, statua distrutta. C'è un mausoleo, un fate un po' fatica a vederlo, ma intravedi in fondo quello che potrebbe essere l'unico edificio del giardino di del giardino di Mor. Le altre sono tutte tombe. Putario, dammi una mano a portare l'elfa. Mentre sto cercando la chiave, mi fa male un po' il braccio e mi curo. Ti curi. Non lo so. Come no? Questo dai, questo era. C'è due successi. Era di un vantaggio, non era un successo. Due successi e mi interessa. Un miliardo di vantaggi. 4-5. Con Kuguns, con tre successi, mi curo di 4 ferite. Con i cosi, mi tolgo anche la critica. Ui. No, questa mi rimane quella temporanea. Quando ancora, hai tempo di riposarti, ti ha ancora i capelli dritti. Ah, e cerco la chiave. Ah, la trovi la chiave, non è particolarmente difficile. Torno dai compagni, completamente guarito. Vabbè, io vado vicino a Eladrel e seguo le indicazioni di Baril, me la carico. Ce l'abbiamo fatta. Provo a caricarmela in spalla. E... Oh no, aspetta, compagno Putalion. Vediamo se Mor ha ancora il suo sguardo per intercedere. O più che altro per guardare da un'altra parte in modo che lo interceda. Ecco, sì, facciamolo in generale. Cioè. 4 stelle del caos sull'elfo. Magari. Come magari? Vorrei fare tutti bianchi e 2 stelle del caos. No, la difficoltà, scusa, è il target injury level. Non è ferita. Non è ferita? L'ha sistemata lui le ferite. No, ma io ah, okay. Se invoglia... Neanche le critiche? E
Le ferite critiche è un altro discorso. Ti serve sapere il suo livello di ferite o di ferite critiche? Qua dice target injury level e poi in teoria posso anche curare le critiche. No, se vuoi ti posso dire che la ferita critica sua è da 4. Quindi sarà 4. E allora però, fammi vedere prima, fammi fare un giusto per sfizio, perché è importante per me. Una prova veloce di medicina. Vai con la posturinata, eccola. Allora mi lancio dei dadi, mi rispondo da solo. È importante. Esatto. È importante. È un elfa, sì. Quanto sarà difficile capire se è una ferita critica? No, capisci che è una ferita critica, perché non dovrebbe, non dovrebbe essere svenuta. Dovrebbe essere in coma. Allora la curo. Quindi 4... sono mi mancano due blu. I calcoli. Due del caos. No. Guardate la cifra. Due svantaggi. No, mi sa che non la curo dalla critica, però. Sono 5 successi. Stana e quindi crema. La curo di 4. Sta una crema. È svenuta, però. È svenuta, però, quindi si riprenderà. E allora, dopo, se possono passare una ventina di secondi in tranquillità, poi provo una cura su di lui. Sì, sentite la pioggia che scroscia, però a parte la pioggia che scroscia sembra che non sia. Quanto sei ferito? 4. E poi ho sono leggermente affaticato. Quello spera in una cometa. Eccola. Due comete. Però sei fallimenti. Non ce l'ho fatta. La mia aura ha infinocchiato anche il tuo. Via. No, non ce l'ho fatta sicuro, anche se uso le due. Fantastico. Benissimo. Continuo a trascinarmi. Ma perché non lo facciamo al riparo? Sì, io prendo Eladrel, me la carico. La pioggia aumenta. Visto che Alarico è finito, me la carico. Quindi Fire tu non Man puoi Carry. Essere curato e curerò solo Barry. Va bene. Me la carico Firesman Carry e la porto dentro. Andate verso quell'edificio che avete visto in fondo al cimitero. Sei. Che è un ossario. E infatti vedete che dentro sono state accumulate ossa su ossa. Diciamo che tu che sei l'esperto del gruppo sui giardini di Mor, quelli che vengono dissotterrati, che quindi non c'è più spazio per nuovi cadaveri, devono essere liberate delle tombe, per evitare di farli cadere nelle mani dei necromanti, vengono chiusi negli ossari. Questo ossario però ha la serratura spaccata. Chissà chi come era prevedibile. E all'interno vedi che le ossa sono state rivoltate alla ricerca di qualche cosa. Qui questo posto è stato profanato. Osservare per capire che cavolo stavano cercando. O osservare o intuito. Una domanda perché mi sembra strano. Cioè c'è un massimo di difficoltà? 5. In teoria. Ah, perché io in teoria devo curare lui e sarebbe 6 di difficoltà. No, in teoria il massimo è 5. Anch'io osservo. No, io invece curo lui. Tu osserva. Sì, tanto. La difficoltà di osservare. Intuire. La difficoltà di osservare e intuire è 3. Perché è difficile fare qualcosa rendo, in questo marasma. Ale! 20 stelle del caos. Aspetta. Un altro successo, ma tanto i successi li ho successati. Perfetto. Via. Levo le stelle. 6 successi. 6 successi. Invece Cutalion. Mi serve la difficoltà. Ce l'hai a tutti Roberto. Tira Roberto. 6. 6 svantaggi. 6 fallimenti. Però forse molto molto difficile, ma ce la potrei fare. Perché questi due diciamo che si eliminano con questi due che devo ritirare. C'è questo successo anche. Preciso. Lo ritiro. Adesso hai pareggiato. No. Sì. Ah sì, perché c'era anche questo. Sì, c'era anche quello bianco. Via questo. Sì, via. Adesso questo è il tiro pulito. Sono solo vantaggi. Tutti vantaggi. Ma niente, con tutti i vantaggi. 4 vantaggi. No, perché non sono riuscito a lanciare il blessing. Vabbè. Ok. Mi suona un po' strano. Questo. In questo luogo le forze di Mor devono essere ridotte. Non ma riesco. Non c'avevi un vantaggio? Un bellissimo zero. Seratona proprio spumeggiante, C'è qualcosa di strano, il mio potere non funziona qui. Anche il mio. Quale potere? Tu Barin però ti rendi conto che
dietro a, ad alcune ossa, dietro a un muro di ossa praticamente, era nascosto una specie di libreria che era finita lì dietro probabilmente dopo che le ossa erano state accumulate per decenni. Mm. Dalla libreria, sulla libreria ci sono ancora svariate cose, ci sono buttati teschi, ci sono buttate un po' di chincaglierie. Un po' sordinato, insomma, sì. Molto, moltissimo. E c'è un buco su uno scaffale dove proprio vedi il segno della polvere di una cosa quadrata più o meno delle dimensioni di questo libro. Vado per prenderlo. No, c'è solo il buco. Ah, c'è il buco! Vedi la polvere. È stato preso fondo, qualcosa. Lì c'era qualcosa delle dimensioni di questo libro. Vado per prenderlo, magari è invisibile. Io ho visto che ho 3 incantesimi diversi di cura e la voce di Mor non riesco a sentirla. Provo, che era quel Cure Wounds, provo a invocare Sigmar. Forse la sua forza da guerriero qui è un po' più forte. Mor non riesce ad arrivare proprio in questo momento. È nel suo giardino. Oh, ho lanciato 3 cura ferite e non me ne è riuscito neanche uno. Lassa il verde. Dubbio ti viene. Ma c'ho 3 incantesimi di cura, per tutti buttati, posso provarlo? Vai, non hai però il dado in meno ad accumulare potere perché non stai cercando di... No, non accumulo potere. Sì, no, in poco modo. Intanto mi sei un tiguro uguale. Beh, quasi, dai. No, sì. Questi sono 3 fallimenti. E quindi sono 1, 2 e 3. Tiri 2 gialli. I 2 svantaggi sono questi. Esatto, e tiri 2 gialli. No? Beh, sì, potrei fare uno svantaggio. Sì, eccolo. Sono 2 e 2. Questo qua è quello pacco, Se pacco mi leva un po' di roba non mi fa schifo. Ti curo una wound e una stress. A chi? A te. A me? Ah. Comunque Barin, oltre ad aver notato il buco, spostando poi altre ossa in giro, mm-hmm. Dato che hai fatto un sacco di successi, noti che in realtà il libro è stato poi buttato alla rinfusa insieme alle ossa. Come per nasconderlo? No, ti sembra che abbiano buttato il libro dopo averlo guardato. L'hanno consultato e poi l'hanno consultato niente. E hanno cercato altro. Mm. Il libro è un registro dei defunti che sono stati seppelliti nel cimitero e la zona dove poi hanno cercato spostando altre ossa, quindi buttandole sul libro che è finito sotto per sbaglio, c'era un piccolo piedistallo su cui poteva starci una pietra non grossa come quella che avete trovato, ma abbastanza grossa anche quella. E siamo arrivati tardi. No, come quella che abbiamo trovato? Questa che aveva Shulman. Quella che ha Shulman. Ah, ok, quella che è nel suo... Sì. Nel suo zaino. Che è quella più grossa di tutte. Che è quella più grossa di tutte. Quella nel suo zaino. No, non è nel mio zaino. E quindi siamo arrivati tardi. Io prendo il libro. Dobbiamo consacrare questo posto, ma la voce di Mor è lontana qui. Se non posso guarire le vostre ferite, mi sembrate messi a... Dopo, quanto male. Dopo aver pensato che siete arrivati in ritardo, noti un'ultima cosa, con gli ultimi 2 successi che hai fatto. In realtà c'è della polvere sul piedistallo. La pietra non era qui. Ah. Non lo sappiamo noi. E io riferisco. Sì, ma Barry, fai fatica a reggerti in piedi, non possiamo proseguire. Certo, possiamo proseguire, siamo qui per questo, qualcuno è intervenuto per fermarci, quindi... Gli faccio col dito così, tipo, non su una ferita aperta, ma tipo dove sono sicuro che c'ha dei lividi. Ai. Ai, ai, sì, solo di carne, ai, basta! Non sei in grado di proseguire, compagno Barry. Posso vedere se ci sono passaggi segreti? Non sono così ferito. Sì, fai una prova di intuito. Ok. Non ce ne hai 8. O di osservare. Sei. Faccio osservare. Ah, ok. Difficoltà? La difficoltà è 3. Però faccio i verdi, faccio un po' lo smargiasso, non sono così ferito. Sono ferito, però. 2. Forse in un posto dove muore più vicino. No, più vicino in che senso? Aspetta. Beh, più vicino più ci può essere il punto cieco. Questo via. Ah, ok. Nella sua vista. Non più vicino nel senso. Ok.
Beh, è molto vicino a te in questo momento. No. Un vantaggio. Sì, sono nel suo giardino. Sei riuscito a fare Oddio, un tiro? Sei riuscito a fare un tiro? Ho fatto un vantaggio. Allora, non noti i passaggi segreti, anche perché con tutte queste ossa in mezzo, se qualcuno avesse camminato sopra le ossa si vedrebbe. Sono vecchissime, si sgretolano praticamente solo guardandole. Quindi qua dentro sicuramente non c'è nulla. Noti però che, e fai un po' di mente locale, il tizio prima aveva una falce in mano. Sì. Che quando l'hai visto allontanarsi non usava come bastone, ma più che altro la trascinava. Probabilmente non è particolarmente robusto e forte, okay. E se la deve trascinare. E vedi che c'è una scia. Si cancellerà velocemente data la pioggia, se non si è già cancellata quasi del tutto. Però almeno ti può dare un'idea della direzione in cui se n'è andato. Ok, allora corro fuori e vado nella direzione dove lui è andato per vedere che direzione prende sta scia. Io seguo se lui scappa, se non vedo niente di interessante. Allora, dopo... Io rimango con l'elfo perché sono ferito. Lei è morente e c'è un libro che vorrei esaminare. Corri verso il libro là sotto le ossa. Sì, l'ho trovato. Poi sono spariti fuori nella pioggia. Nessuno mi ha detto un cazzo. Corri seguendo la scia lasciata dalla falce. Sì. E vedi che arriva praticamente lungo un altro muro del cimitero. Quindi non quello da cui siete entrati, che era dritto verso l'ossario, ma il muro di destra entrando dal cimitero. Ok, quindi quello di est, muro est rispetto al cimitero. Il muro ovest, perché siete arrivati da nord. Ah, scusami. Sì, allora sì, scusami. E, c'è un buco nel muro che è stato fatto di recente. I muri sono alti 4 metri e mezzo, quindi... Sì, quindi... Cazzi! Proprio buco da rapire in banca. Esatto. E la traccia viene da questa parte. Però si sta un po' cancellando per la pioggia, quindi se vuoi fare un altro tiro... Sì. Sempre osservazione? Sempre osservazione, sì. Sempre difficoltà 3? Difficoltà 3, però mettici due neri perché la pioggia sta iniziando a cancellare un po' troppo. Posso usare la mia super vista per annullarli? Se fosse per la notte, sì. Ma siccome per la pioggia, no. Ok, perfetto. Siccome siete arrivati allo stadio 3 della pioggia. 3 più 2, minchia. Vediamo se la faccio normale, figurati così. No, forse di uno. Forse un cazzo. Allora. C'hai quattro successi. Cinque successi. Cinque successi. Quindi uno l'hai fatto. Ho fatto un successo e uno svantaggio. Due svantaggi. No, uno svantaggio. Allora, incredibile. Ti rendi conto di diverse cose. Innanzitutto che effettivamente il tizio è uscito di qua. Non è entrato di qua. Probabilmente ha... Okay. Aspettato il momento giusto per far saltare un pezzo di muro. Se n'è andato da questa parte per Quindi non farsi vedere. Era la sua via di fuga. Vi ha fatto credere di essere chiusi dentro, chiudendo il cancello, e poi lui si è dato alla fuga. Se n'è andato a gambe. La cosa interessante che noti col vantaggio è che i passi che vedi e la scia che lascia, dato che sono le tracce di una sola persona, non sono molto profonde, il che vuol dire che non si è portato via una pietra grossa così. Ok. Quindi la pietra non era sul piedistallo, ma non ce l'ha nemmeno lui. Quindi abbiamo un po' più di tempo. Sì, ma tu lo dici, io sono con te. Hai trovato qualcosa, compagno Cutalion? Sì. Questa è la via di fuga del mago che ci ha aizzato contro tutti i suoi animali. Intanto continuo ad ansimare perché sono stanco, affaticato, un mal di testa maledetto. Certo, il mal di testa. Purtroppo proviamo a vedere se quell'edificio è... Bisognerebbe capire se Eladrell avesse delle idee diverse. Magari se riuscissimo a risvegliarla riusciremmo a farci dire se la pietra è magari nascosta da qualche altra parte, perché il tizio non ce l'ha. Posso provare a risvegliarla solamente... Se troviamo un posto dove lo sguardo di Mor non sia così attento, compagno Butalian. In quel luogo nessuna delle mie richieste ha avuto risposta. Vabbè,
Io non tornerei dentro per aggiornare anche io pari. Guardando in giro prima di entrare, cioè arrivo davanti a dove loro sono tutti dentro adesso e mi guardo intorno se riesco a vedere un posto che magari può essere un po' più di ispirazione, un po' più o qualche statua dove vengono calate le bare, che immagino non ci siano bare qui, però hai capito quello che intendo. Fai un tiro di piety in questo caso, però con comunque i due neri della pioggia, perché stai cercando di guardarti intorno per capire dove siano questi posti ispirati e sacri. Due neri della pioggia, difficoltà 2 più 1 perché sono malato mentale. 4, 3... Sono malato mentale. Vaieti! 3 svantaggi e sono via questi. 2 insuccessi e non ce li ho. Ho fatto 3 vantaggi e un insuccesso. Non hai nessuna illuminazione geniale fondamentale, però comunque qualche cosa di come è fatto un cimitero lo sai. Dato che al centro avevano messo la statua dell'eroe, sicuramente lì intorno c'erano le... Lì funzionavano i miei incantesimi poi. Esatto, e infatti in genere è la zona più potente di un cimitero, dove si accumula tutto il potere. Se non funzionavano lì, probabilmente l'unico modo è uscire da qua. Anche perché non ci sono altri edifici oltre all'ossario in tutto il cimitero, lo sai. Quindi proviamo a risvegliare lei? Dovremmo riportarla fuori, però. Sì, va bene. E io, visto che loro sono in pace, che loro sono andati, io ho un po' più di tempo, sono al riparo, la copro, rialzo la testa, provo un po' di sali, non quelli che ho dato a Ral. Quanto sarebbe più facile giocare a Dungeon Crawling? Ho fallito la cura, riprovo. A meno che non sia Dark Souls, in cui intanto agiscono. Muore, esatto. Vorrei riprovare First Aid per vedere se... Faccio una cura. Ah no, non curo. Giusto? Sì, ti ridò solo energia. Ti ridò solo energia, porca puttana. Andate a vedere la puntata di Dark Souls. Se volete sentirci... non bestemmiare, non abbiamo bestemmiato incredibilmente. Ma abbiamo sofferto molto. Sì. Fisicamente. Con la difficoltà. La difficoltà della sua cura è 4. Perché le rimane solo la ferita critica. Ha una ferita critica, no? Lo so che ha una ferita critica, ma non so se con First Aid poi quella è una ferita critica. Sicuramente non con quei dati. No. Neanche volendo proprio. No, mi sa proprio di no. C'è qualche vantaggio almeno per capire cosa c'ha, no? Sì, io ho un vantaggio. No, perché me li mangia lei. No! No. No. Compagno Cutalion, portala fuori. E vabbè, quindi la sistema e la coccola. Nel frattempo che aspetto loro che tornano, volevo prendere il libro e guardare che cos'è. Guardare che cos'è. Cioè, che sai che è il registro perché te l'ho detto. Però capirci qualche cosa. Capisci qualche cosa, perché io avevo fatto un bel tiro puntata dietro di storia di Schmatzplatz, o come si pronuncia? Schmatzplatz. E vedere se con education riesco a capire se c'è un nome di spicco, un nome che può darci un indizio. Sì, fai una prova di... Education, intuition... Intuition, direi. Intuition. Tanto è tutto uguale. Per me è tutto uguale. Difficoltà? La difficoltà è 3. Più che altro perché alcuni... No, io non la posso curare. Alcuni pezzi del registro sono scritti... Devo fare 4 vantaggi. In tileano. Che è una lingua particolarmente antica. No, però è vero, allora. Due successi. Evviva. Allora, ti rendi conto che nascoste un po', anche perché il tuo background comunque da falsificatore, truffatore e venditore di... Sono un tuttofare. Di roba al mercato nero. ti dà un'idea di come siano state nascoste delle informazioni all'interno di questo registro. E ti rendi anche conto che una persona potrebbe intuire che ci siano delle informazioni nascoste, ma c'è una doppia cifratura. La prima cifratura ti fa arrivare a un indizio sbagliato.
che infatti bastardi. E infatti il primo nome a cui riesci a risalire prima di renderti conto di questa cosa è quella di Olaus Stickelm, il campione, l'eroe di Schmatzplatz, che è sepolto nel giardino e la cui statua rappresenta lui, che è il motivo per cui c'erano i graffi e l'hanno dissolto sulla tassa. La statua ha cercato di spostarlo. Sì. Quindi adesso dobbiamo trovare l'indizio vero. Lo trovi. Risalendo poi il resto della cifratura, riesci ad arrivare al nome di Fratello Grab. Chi? Fratello Grab. Che è indicato come chierico di Mor, sepolto all'interno del giardino. Ti indica dov'è la tomba di Fratello Grab. Mentre siamo fuori con lui e la tipa. La tipa è dentro nello scenario. No, l'ha portata lì fuori. No, adesso, perché la portiamo dove fuori, forse okay. I miei poteri funzionano. Di nuovo sotto la tempesta. Vado in stanza aggressiva e inizio violentemente a fare un massaggio cardiaco. Libera! Esatto, con la cometa di Sigmar. Stavo pensando di mettere la pietra in mano, ma la dovrei tirare fuori giusto per dare il fulmine. Perché l'ultimo fulmine le ha fatto bene, no? Proprio... No, è una terapia. Quindi non lo farò. Non mi ricordo chi. Provo a curarla. Uso un punto fortuna del gruppo perché per tutto il gruppo è utile che lei si svegli per dirci dove cacchio dobbiamo andare. Perché è l'unica che sa dove andare e non ce la farò mai a guarirla. No, non è l'unica che sa dove andare. Non ce la farò mai a guarirla. No, non ce la farai. No, non ce la faccio, non solo per insulti. Come no? Sì. Però aspetta, ce la faccio. Ma che dici? Ma devi ritirare. Ma ce n'è un botto. Scusa, ti dirò il perché. Devo fare 4 vantaggi per guarirla. Ok. Non posso farli. Sono questi 4. Siamo in teoria così? Vanno via. Ne manca, sono 4. Più altri 2 che sono questo e questo. Prendi ne 2 devo ferite. Ritirare 3. No, 2 stress, scusa. Ne devo ritirare 3. Prendo... Ti stai sforzando troppo, scusa. Per chiamare Mori. Io nel frattempo giusto. Prendo un badile e vado a fare il tombarolo. Sembra un'ottima idea. Però anche l'ultimo che ha fatto il tombarolo in questo gruppo non è andato a finire bene. Infatti no. 1, 2, 3, 4, 5 successi, una cometa. 5 successi, una cometa. Curata di 4. E la cometa, questa qua devo farla a te. Ed è curata. E l'ho curata di 5 di tutta la fatica e di tutto lo stress. È ancora più una crema. Però stavolta ho sentito che i miei poteri ci sono. Sì, qua funzionano. Come funzionavano prima. Il suo stato è troppo... Forse perché essendo una maga elfica è troppo vicina ai venti del caos e la tua magia venti, non è in però grado. Finché siamo qui, prima di tornare indietro, avvicinati Cotalion. Dimmi. E adesso solo stelle del caos. Sicuro. Sei sicuro che vuoi che mi avvicino? Sì. Non è che vuoi prenderlo vuoi un po' usare, in larga? Vuoi usare un punto fortuna? Te difficoltà è 3, no? Perché hai detto 4 prima? No. Cioè 3 ferite. Perché prima me ne hai curata una con ah giusto, c'ho la cosa mentale, c'ho la cosa mentale, no, c'ho la cosa mentale. Sono una cosa mentale. 5, sì. 5, cosa 6. Cosa ne sai che se ricorda il ciufolo è... No, sono perplesso. Sei perplesso. Sono F5 basito. Sono 4. F5. Eccoli i 4 vantaggi. 2, 3, 4, qua non mi serviva. Ovvio. Tac, quello lo ritiro. Vabbè, sono 4. Erano 4. Successo e 3 vantaggi. 4, se non però con un successo e 3 vantaggi ti curo di 2 più una critica difficoltà 3 che non hai, quindi 2. E niente stress. Relax. Però poi ti faccio questo mentre vado indietro. Tiro tu avanti. Intanto stai andando a tombarolleggiare. Sì. Perché se aspetto lui mi farà no, fratello morno. E ti rendi conto che la tomba di fratello Grabbe è stata messa nella zona delle tombe comuni, praticamente le tombe più povere di tutto il cimitero. In questa zona non ci sono segni di terreno smosso. Meno male, rimetto a posto la granata. Probabilmente il tizio è arrivato, ha visto che era intorno alla statua, ha risvegliato i cadaveri lì intorno e non si è preoccupato del resto. Inizi a scavare, fai una prova di resistenza, non è ancora difficile. Grazie. Ma è normale. Ah cazzo, ma le comete potevo farle valere come vantaggi, giusto? Sì. Allora avevo qualche possibilità di curare lei se facevo un sacco di comete. Tu hai curato anche l'altra allora, perché non ho 3. Non è difficile, quindi... 2. 2.
Ok, non prendi fatica. No. Nonostante il terreno qua non sia stato smosso. Però scavo benissimo. Cioè, faccio col coltellino, con una vanga faccio il coltellino. Nonostante il terreno sia stato smosso, il fatto che ci sia tutta questa pioggia ha ammorbidito il terreno abbastanza. Sì, è pesante per la pioggia, però riesci a infilare la vanga senza troppi problemi. Ci metti un po' finché non senti qualche cosa di duro sotto la tua pala. Sposti un po', togliendo il terriccio bagnato del fango. E non c'è il sarcofago, non esiste nessun fratello Grabbe. Trovi la pietra sepolta sotto alla tomba. Nel frattempo io e lui rientriamo, lui completamente intonso. La pipa ancora svenuta. Io metto la pietra nello zaino e Bari non sono riuscito. Ah, tu non sai lo sai. E ricopro il compagno Bari, non sono riuscito. Dov'è compagno Bari? E ricopro il buco. Non ne ho idea. Pesticciando con i piedi e con la manga livellando. Compagno Bari! Compagno Bari! E non so se sento. Con la pioggia, la tempesta. No. Esco fuori e inizio a strillare compagno Bari. Dopo un po' senti in lontananza Bari. E avevo col corvo. Fa un po' di luce. Vedi anche il corvo. E la penso, luce del corvo. E penso di aver profanato una tomba di porco. Cazzo! Esatto. Mi sta per dire dicevo, no, se ne è accorto! Sfiga per sempre. Compagno Bari. Lo sento nettamente ora. Adesso sì. Ora a cercarlo. Sono qua! Fai una prova di intuito, osservare anzi, per capire da che parte arriva la voce in mezzo a sta tempesta. Difficoltà? Con sta pioggia e con sto vento. Due neri. Beh, due neri è andata bene. Beh, direi che... una cometa è un successo. Ti rendi conto che viene dall'angolo più infognato in fondo, dove in genere si tengono le tombe dei poveri o le fosse comuni. Beh, andiamo. Io gli vado dietro sempre con lei in spalla. E vedi che ha un badile in mano e si sta rimettendo il sacco sulla schiena. Bene, quindi andiamo a distruggere la creatura che ha evocato i non morti. Andiamo a distruggere la creatura! No, sentite! Stavo pensando, magari Olaf l'ha intercettata. O magari ci intercetta lei, perché tanto cerca la stessa cosa che cerchiamo noi. Lei chi? Becher. Lei la creatura. Ma l'ha trovata la pietra? Se n'è andata? No, non aveva la pietra quando se n'è andata, la Rico. No. Traccia troppo leggera per portarsi. E allora sarà ancora qui a cercare la pietra. Dovremmo trascinare. Ah, a proposito, tieni il mio zaino. Che io sono un po' troppo. Ah, io c'ho l'elfo in spalla, giustamente, no? Perché no? È il cavallo da soma. Io prendo il suo zaino e mi casca il braccio. Sì, forse con questa possiamo trovare la pietra più facilmente. No, hai ragione, fuori la pietra. Hai ragione, la porto fuori. Alarico. Di me non succede niente. No. Però male. Sento. Rico. No, non fate come niente da però, qualche parte. Però sì, no, non senti la pietra spostarsi, ma senti i peli sulle braccia rizzarsi. La rimetto dentro il coso. Rimangono rizzati. Rico. Okay. Lo zaino di Bari. Ci penso vedo io, non ti preoccupare. Dentro. No, non lo vedi la pietra dentro. Tu sei dall'altra parte. Ah, ok, sono qui che è dall'altra parte. Lo tengo io allora e lo metto in spalla. Quanto hai di forza? Se trascini su me, però non c'ho nessuno. Ma io sono nano e ho più 5 per gli ingombri. Infatti, forse è il caso che la porto io e 8 di ingombro. Se la mette alla Rico, rimane ferma. Ma che è meglio. Poi Mor magari mi aiuterà. Sì, ma non possiamo andarcene. In che senso? Dobbiamo trovare la pietra prima che la trovi. Lo so, non morto. Ci torneremo domani. Ma non esiste, no. Non sono per niente d'accordo. Io non me ne andrò da qui. Alarico, hai sentito lo zaino? Com'è pesante. Sì, dovresti portarlo un po' più leggero. Spai, sei ferito. C'è dentro la pietra. L'ho trovata. Guardo l'elfa. Un tuono in lontananza. Io andrei a ripararci nella locanda. Non è solo per farmi andare via di qui? No. Apri lo zaino e guarda se non ti fidi. No, mi fido di te. Ah! Voglio solo esserne certo.
E secondo te, Andrea, è che non volevo gridarlo. Allora riposi, poi torniamo domani. Perché magari. E cerchiamo quel non morto, dobbiamo distruggerlo. Questo dirlo ad alta voce. Se ci stesse ancora controllando. Dobbiamo distruggere quel non morto. Certo che ma sì. Ma non domani, torneremo dopo domani. No, cioè, torneremo appena dopo domani. Domani sarò libero qui. Io con non verrà nessuno. Pioggia. Domani non verrà nessuno di noi, compagno Barin. Dobbiamo soprattutto riposarci. Se diciamo che questo posto sarà sguarnito totalmente domani. Ah, andiamo. Sì. Libero, libero, libero. Speriamo che Olaf abbia intercettato o visto qualcosa. Sì, io ne dubito, visto il livello intellettivo, però... Dai, forse lo trovi morto. Esatto. Barin, dobbiamo fare un discorso io e te. Hai mai pensato di entrare in una forma pirata? Hai mai pensato di diventare un pirata? Sì, ci ho pensato, ma sono un pirata di terraferma io. No, sei bravissimo a cacciare i tesori. Non so nuotare. Chi se ne frega? Il rischio di affogare è limitato. Compagno Barin, dov'era? Dov'era quello che, quello lì? Quello che quello lì. Possiamo guardare dopo il locale, che è meglio. Stiamo sì, pioggia, mezzo, magari mentre mangiamo nessuno. In mezzo a tutti gli altri. Ma è in camera nostra. Vabbè. No, sono curioso. Niente, c'era un indizio sbagliato... su. E come hai fatto a trovarla se era sbagliato? Ho avuto un segno di morte. Perché il nostro nemico è stupido. C'era un segno forse di morte. Forse era distratto da loro. Ottimo. Mi ha guidato lui. E infatti ho trovato la sappi. Beh, che non ti... è vero. Sappi, sappi, dico, sappi che non ti credo minimamente. E vado avanti per tornare via. Che merda! E beh, era vero! E mentre vi avviate verso i cancelli del cimitero, il cancello è ancora chiuso, in realtà vedi che è stato chiuso con un catenaccio, però c'è il buco del muro da cui è facile uscire. E tornate quindi verso lo Schmatzplatz? Io tornerei prima verso l'ingresso principale. Che è dove c'è il cancello chiuso col catenaccio. Olaf! Sei ancora qua? Eh già. Olaf? Olaf ci aveva seguito, eh. Sì, sì. Poi non ha fatto un cazzo, è una cosa che mi preoccupa. Non risponde. Io... No! Io cerco di dare un'occhiatina a giro. Vai, fai una prova di osservare. Dici che era lui? No, me l'hanno ucciso così? Ma durano poco i suoi cacciatori di streghe. Ho capito, però... Questa Olaf, è durata Olaf addirittura non mi dispiace troppo. Poi. Questo era stupido come la schifezza. Ma... cioè... Era stupido perché non si fidava di Alarico. Era il mio preferito. Perché quanti chili di difficoltà? La difficoltà non è tantissima, però siete arrivati alla fase 5 della tempesta, quindi sono 4 dadi neri. Perché la pioggia notte, sta... No, non c'entra la... Quelli della notte già non te li conto. 4 dadi neri e 2 viola. Gianni, hai un bianco in più perché il corvo ti fa un po' di luce. Ok. Allora scusa, chi tira? No, proviamoli tutti e due. No, se no mi aiuti io aggiungo un bianco. No, è vero, conviene di più. Ah, giusto. Bello i dadi neri, hanno fatto tutto vuoto. Quindi mi sa che ce la fai tu senza bisogno tu che la smetti di tirare i dadi verdi. Non ci penso neanche, è divertente aumentare la tempesta. Sì, ma se tu ci metti 5 minuti per cercare una cosa, noi ti abbandoniamo qui. No, ma non li sto usando per rallentarlo, li sto usando per avanzare la tempesta. Che quindi vuol dire che ci metto un tot, perché se no cosa vuol dire che un si allora ce l'hai già visto tu. Semplicemente che la tempesta arriva più forte. Vai. Che c'entra? No, al disonista, se la clessidra ci metti più tempo a fare la cosa. No, esatto, ma poi la puoi spendere per altre cose, però sempre vuol dire tempo, che si avvicini la tempesta, lui così potrebbe non tirarli. Sì, potrebbe non tirarli, la tempesta non si avvicinerebbe. Sì. Quindi vuol dire che qualcosa fa effettivamente, ci mette più tempo in qualche modo. No, semplicemente vuol dire che la tempesta, mentre lui si mette a cercare, inizia ad arrivare a peggiorare. Più vai. Non mi è chiara molto la meccanica. Cioè, guarda, mi è chiara che puoi spendere non le clessidre per avanzare. Non è tempo, ma è tempo atmosferico. Non è tempo. Va bene. Quindi fatto? Tre successi e un vantaggio. Allora, ti rendi conto che non è stato trascinato via perché non vedi tracce di stivali che vengono trascinati via. E guardando anche tu che sapevi che c'erano le tracce della falce, vedi che il tizio se n'è andato. A un certo punto
Non ci sono più le tracce della falce, perché vedete ci sono dei segni di zoccoli di qualcosa. Un cavallo probabilmente. Rignu. Vedete anche in giro che ci sono i segni di stivali di Olaf che stanno seguendo le tracce di cavallo. Ah, quindi è andato dietro. Beh, con la sua abilità nel cercare quattro neri, no, lo direi... troverà sicuramente. Secondo me lo troviamo 200 metri più là che vaga in un campo. Yeah, vabbè, allora... spara le cornacchie, così. Se la strada che sta facendo lui va verso Schmatzplatz. Ma Schmatzplatz. Se non mi riesci a dirlo. Direi di seguirlo, se no andiamo in locanda. No, in che direzione va? Anche perché l'unica strada effettivamente che c'è è quella verso Schmatzplatz. Da qua. Sì, no, magari lui tagliava, che ne so, a est e non ce ne da qui sta andando nella stessa direzione. Okay. Perfetto, andiamo. Caccia di non morti! E riprendete la strada verso Schmatzplatz nell'ultima puntata di Warhammer Fantasy di quest'anno. Ma come faccio a tenermi traccia della fatica e dello stress? Perché sarà molto complicato scrivere nella scatola. Ma scusa, non puoi tenerli nel sacchettino? Sì, è certo. Cioè, come però faccio a sapere se è stress o fatica? Ah. Fatica e stress sono uguali da una parte e dall'altra. Un bel post-it. Lo scrivo qua. Sì. Esattamente. Quello che avete ascoltato era Warhammer Fantasy terza edizione. Se vi interessa comprarlo, è difficile, ma si può ancora trovare. Abbiamo messo un link sul nostro sito di fumblegdr.it con il link su Amazon per comprarlo. Se lo comprate passando da Amazon, ci fate un favore. Amazon regala dei soldi a noi, quindi fate un favore a voi che lo comprate. Fate un favore a voi che lo comprate e un favore a noi, perché Amazon ci dà parte dei suoi guadagni, non della vostra spesa. E questi soldi ci serviranno prima o poi anche per difenderci dall'Evil Overlord che sta diventando la Disney. Assolutamente sì. La 20th Century Fox. Mamma mia. Predetto dai Simpson anni addietro. Altre cose che potete fare per supportare Fumble sono innanzitutto ascoltare tutti i nostri podcast e lasciare delle recensioni su iTunes a 5 comete di Sigmar e a 5 svantaggi, dati i miei risultati. Potete andare su fumblegdr.it o su qwerty.it e diventare soci di Qwerty o fare una donazione, grazie a quelli che hanno fatto donazioni in quest'ultimo mese, con anche le vostre, di oggettistica, anche di oggettistica, grazie. Con le vostre donazioni abbiamo preso un po' di manuali e delle cose tecniche per SideQuest, tra cui il microfono nuovo e il mixer nuovo. Tanto l'ultima puntata di SideQuest, dicono che siamo a gambe la puntata, ci sono quasi arrivato, ho sentito le prime due, piano piano recupererò. Quasi arrivato, è la settima, però va bene, non importa. Considerando che sono le uniche due puntate che ho ascoltato di Fumble in generale. Ah, una bellissima storia. Infatti di SideQuest non è di Fumble. SideQuest è Fumble. SideQuest è lo spin-off di Fumble. È lo spin-off, non sei stato preciso. È sotto il marchio Fumble. Su fumblegdr.it trovate anche gli altri nostri podcast di giochi. Se non vi interessano solo i podcast di giochi, trovate il resto su qwerty.it. Postarino è mio. Okay, tra un po' sarà della Disney comunque. Esatto. Postarino per ora è mio, poi tra un po' sarà della Disney. Ma anche Fumble tra un po' sarà della esatto. Disney. Oddio, se ci compra la Disney ci dà sai quanti soldi. No, secondo me no. Cioè, parliamone. Sì, poi è metterà un fantastico consulente che ci dirà che a un certo punto ci dovrà essere una principessa che congela le cose. E noi dobbiamo parlare così. Oh, beh, aspetta però. Da oggi ufficialmente gli alien, gli xenomorfi sono delle principesse Disney, quindi esatto. Possiamo mettere quelli. Sono figlie della regina. È vero, ma non sono femmine. Che ne sai? Non hanno sesso, quindi no. Non sono neanche femmine. Io sto sudando. Beh, ma ormai le principesse Disney sono moderne. Io sto sudando. Il gender non sto è importante. Sto sudando al pensiero di Alien Disney. Beh, non che con Prometheus fosse andato meglio, quindi no, tanto però, male. Cioè, sto proprio sudando. Tanto, ma l'hanno già fatto praticamente. Alien contro Predator. È vero. Che era praticamente l'alien della Disney. È vero. Orribile, infatti. Mi sa che non era dispiaciuto così tanto. Avevamo dei dubbi pochissimi. Ma perché era quasi a livello di così brutto che fa il giro e diventa bello. Perché c'era Ulbova, di la verità.
Non me lo sono ricordo proprio che c'era roba. Mi ricordo che c'era una scena. Bello, mi è piaciuto. Però mi ricordo. No, ti devi ricordare alcune scene. Sì, che non mi è dispiaciuto, ma c'era una roba. E vedi? Figa, ti ricordi? Mi ricordo la scena dell'ospedale. Della tizia che sta camminando e gli arriva la lancia Predator scagliata per tutto il corridoio e proprio dal nulla alla Final Destination lei si gira e fa quindi andiamo spratta attaccata al muro in uno schizzo di sangue. Era stupendo. Se volete vedere un bel film di Natale andate a vedere e scaricare Fantaghirò, non è un a film parte Fantaghirò, ma no, Ginger Dead Man. Una bella serie di 6 film con l'omino di Pan di Zenzero serial killer. Io voglio vedere l'altro. Oddio, come si chiama, che hai detto quello di Babbo Natale con la maledizione. Santa Claus. Ma veramente non l'hai mai visto? No, ti giuro. C'è anche l'honest trailer di questa settimana. Esatto. Ma è recente? No, è degli anni 90. Film degli anni 90. E perché l'hanno fatto solo adesso l'honest trailer? Eh beh, Natale, hanno fatto il film di Natale. Ma è fatto bene una porcata immonda. Entrambe le cose. Entrambe le cose. Questo può sinceramente fare il giro. E diventare bello. Sì. Davanti... Ok. Esatto. Preoccupante. Settimana prossima non perdetevi la diretta di Fumble perché ci saranno 19 persone intorno a questo. No, 19 no, ma 8 sì. Specialone di Natale. È lo specialone di Natale. Con tutti quanti. 4. Jacopo. Matteo. Simone. E Claudio. Anche Simone? Eh sì, siamo attenzione. In 8. Con Claudio dovrò dire Simone come perché sennò ci giriamo Simone 1, Simone 2, come Claudio 1, Claudio 2. Bigger, longer and uncut, come il primo film di South Park. Dovrò fare un sacco di biscotti. Come vi abbiamo detto, useremo l'alba di Cthulhu per scoprire che cosa è successo a Babbo Natale dopo che Cthulhu si è svegliato nel mondo. Non vedo l'ora. Anch'io. Sì, oddio, secondo me è più Pulp Fiction, però. Secondo me è più Robot Chicken, però va bene. Grande, è vero. Fantastico. E ricordate che se fate cattivi, Cthulhu non vi porta... Tentacoli. Non solo, ricordatevi di andare a guardare la puntata di Dark Souls di Com'è quel gioco, perché durante le vacanze di Natale ci sarà lo speciale di Natale di Com'è quel gioco con Ivano. Non riuscirei mai a recuperarlo quel video. Ce l'ho, non devo recuperarlo. Non ce ci vede, ma si vede, si sente male, non lo pubblicheresti mai. No, lo sistemo apposta. Pur di darti fastidio, cosa non si fa? Quindi chi è il prossimo che vi aiuta con Com'è quel gioco? No, ma dai. No, no, va bene, tanto così tutti potrete capire che gioco di merda che sia Ivano. E poi potete scegliere, vedendo la reazione di Roberto, potete scegliere liberamente di donare a Roberto Ton. È il momento di far partire. E permetterci di regalargli una copia di Ivano. Pensate, giusto per dargli quel po' di fastidio in più. Per avere poi il video di me in casa che rischio l'incendio perché la prima cosa che farò appena arrivato sarà dare fuoco a tutte le carte, sono tante. L'autografiamo, così... Così brucia meglio con l'alcol, no, il pennarello con l'alcol. Passa dal mio laboratorio, le rendo ignifughe, così grande. Ci divertiamo. Così prende fuoco l'appartamento. Esatto, visto che... No, kill it with fire. Questa settimana con gli incendi ci è andato di culo. Grazie a chi ci ha ascoltato in diretta, grazie a chi ci ascolterà in podcast. Noi ci sentiamo settimana prossima con lo speciale di Natale. Grazie buon ragazzi. Natale. Ho, ho, ho. Fumble. Ho, ho. Relax.